Om Namaste, benvenuti a tutti voi al Satsang oggi. Sono molto felice che così tanti di voi se la sono sentita di venire oggi. Ciò che ha provocato questo Satsang di oggi è stato che qualche giorno fa stavamo parlando e io ho menzionato quanto è potente, quanto è diretta, quanto è immediata l'indagine del sé. Forse il più diretto, il più effettivo strumento, il più efficace strumento per il riconoscimento del sé, di quello che siamo. Ho detto che sembra un'illusione, sembra difficile comprendere questo, anche nei giorni di Ramana Maharshi, quando lui era vivo su questo pianeta. Anche un così grande maestro insegnante come lui era ed è, anche i loro discepoli hanno trovato difficoltà nel cogliere quello di la semplicità e la potenza del sé, dell'indagine del sé, di cui ci sono molti sentieri, molti, forse ci sono così tanti sentieri quanti ci sono ricercatori della verità. Perché dico questo? Perché in ognuno, anche se un migliaia di persone stanno praticando attraverso il metodo dell'indagine o qualsiasi altro sentiero, per ognuno sarebbe comunque unica l'esperienza del risveglio attraverso ogni corpo. Non penso che sia così significativo. Ho provato in qualche modo a presentare l'indagine del sé nel modo più semplice, perché è molto semplice in effetti. E la verità, ciò che siamo, questo non è un insegnamento. Ciò che sei non è un insegnamento. Ciò che siamo non è un qualcosa che noi creiamo o che sviluppiamo. Gli insegnamenti e i metodi li sviluppiamo, ma ciò che siamo non può essere sviluppato, non può essere un qualcosa che sviluppiamo. Questo è uno dei punti fondamentali. E ciò che sei non è un processo evoluzionario, non è eternamente perfetto, e questa non è una credenza. E spero che una volta che dopo questo tempo che spendiamo oggi insieme, spero che almeno la maggior parte di voi riescano ad avere una comprensione più chiara di quello che è questa indagine del sé. L'inquisizione, l'indagine è come uno specchio in cui tu guardi e immediatamente vedi il riflesso del tuo viso. L'indagine è un po' così, come guardare nello specchio dell'introspezione e vedere la riflessione del tuo essere puro. Tu non sei ciò che appare nello specchio, ma lo specchio ti aiuta, ti permette di vedere e di farne esperienza nel cuore, così come tu sei in grado di vedere la tua mano e la vedi lì, ma è nel tuo cuore, dentro di te, che ne fai esperienza di questa osservazione. Gli esseri umani, noi vogliamo sapere molte cose nella vita, ma noi stessi non conosciamo. Perché? Perché diamo per scontato ciò che siamo. Io sono io, io sono io. Io sono me stesso. E quello cosa significa? Io. Io. Ok, questo è il tuo corpo. È il tuo corpo che sta dicendo io sono io. O è qualcos'altro, qualcosa di più che sta dicendo io sono io. E questo che sta dicendo io sono io, che cos'è questo?
Di certo, siccome siamo così non abituati a chiedere questa domanda, perché nessuno nella nostra vita chiede queste domande, i tuoi genitori, gli amici, nessuno, nessuna istituzione, incluse le istituzioni religiose, nessuno chiede chi sei tu. Quindi di certo si sente molto, io la chiamo la grande presunzione, semplicemente presumiamo che io sono il mio corpo e io sono le mie credenze e i condizionamenti che sono emersi in questo corpo, e questo è ciò che sono. Ma questo non è provato a sufficienza. Queste credenze non è... Nonostante queste credenze, noi facciamo fatica a essere felici. Facciamo fatica a comprendere chi siamo, qual è il nostro scopo, o se abbiamo uno scopo, e cosa ci ha portato qui, e da dove siamo arrivati, dove andiamo, e ci sarà un posto dove andremo una volta finita la storia di questo corpo umano? Perché il corpo cadrà un giorno ed è sarà finita, è questo tutto ciò che c'è. Quindi queste sono domande antiche che gli uomini si sono posti. E abbiamo molte teorie, molte idee sulla vita, ma pochi sanno davvero. Molti credono, molte dottrine, ma pochi sanno dentro il loro cuore, conoscono. Quindi nonostante tutto questo studio, tutti questi sforzi, tutta questa letteratura e filosofia e religione, nonostante tutto ciò, gli esseri umani ancora sono ignoranti di ciò che fondamentalmente siamo. E non è un sapere che riuscirai a trattenere nella tua testa, perché ogni cosa che hai nella testa non può restare. L'amnesia la porterà via, qualcosa la porterà via. C'è un qualcosa che non può essere portato via. Anche se il corpo può ammalarsi, la mente può ammalarsi, c'è qualcosa che può non ammalarsi. Il corpo può morire, la mente può diventare illusa e disperata, possiamo diventare matti. C'è un qualcosa che non è toccato da nessuna di queste cose. Quindi ho sentito che era un argomento molto bello per cominciare nel modo più semplice, per guardare un po' dentro questo argomento e di chiedervi di partecipare con me in questa esplorazione, non una lezione, un'esplorazione. Guardiamo insieme, guardiamo cosa possiamo scoprire insieme oggi, perché per alcuni anni ora è l'unico argomento di cui parlo, eppure tuttavia alcuni non hanno ancora afferrato, nonostante tutti questi anni. Sì, più o meno capisco, ma non davvero, dicono. Quindi è che non lo capiamo perché è molto difficile, perché questo argomento è molto difficile, o perché forse perché devi essere un meditatore molto molto profondo, o forse devi avere un passato spirituale di tanti esercizi, di tante pratiche, per poter essere un candidato per questa verità, e magari tu non hai fatto abbastanza. Perché è difficile? E che cosa è difficile? Che cosa è difficile? Perché l'intera ricerca è quella di giungere a una vera e profonda comprensione esperienziale di ciò che siamo. Perché? Perché fare questo? Perché? Perché preoccuparsi di una simile cosa? Fino a che noi non sappiamo nel nostro cuore, noi continuiamo a essere agitati e insoddisfatti.
soltanto felici, soltanto temporaneamente, inseguendo una cosa dopo l'altra, immaginando che un qualcosa ci soddisferà e scoprendo che dopo poco tempo che non è così. Quindi io credo che è molto cruciale, molto importante questo argomento da esplorare, ed è uno degli argomenti più importanti nel regno umano per me. Ma forse di certo molti non saranno d'accordo con me, magari qualcuno non è minimamente interessato al momento in questo, ma ad un certo punto la vita li costringerà ognuno a guardare al di là della superficie e scoprire di più di questa esistenza, al di là dei semplici comfort materiali o di compagnia umana. Deve esserci qualcosa di più, molto più profondo. Da dove cominciamo? Io vi ho detto che non mi sono preparato in nessuna maniera, non ho fatto nessun. Come molti di voi sanno, questo è il mio stile. Non riesco a preparare in anticipo ciò che devo dire. Tutto è fresco, tutto viene fresco. Che se preparo qualcosa, magari voi imparate qualcosa, ma non ce l'ho mai fatta fare così, nemmeno da quando insegnavo al liceo, non sono mai riuscito neanche a preparare una lezione. Quindi ovviamente ho scelto degli argomenti che erano non troppo mentali. Per esempio, come l'arte era il mio argomento, che era più intuitivo, nonostante questo, anche in arte, nell'arte dovevo farmi un po' di preparazione e per un po' me la sono cavata, ma dopo un po' era troppo che mi veniva richiesto e ho dovuto lasciare da parte l'intera cosa, ho dovuto lasciare da parte tutto. Qualcosa dentro sapeva che ogni cosa deve essere spontanea, non era una credenza, non era un'attitudine, era semplicemente non riuscivo a fare diverso. Doveva essere in questo momento, fresca, spontanea, non era una filosofia, non era una credenza, non ci pensavo, ero semplicemente non riuscivo a funzionare in un modo diverso, di pianificare in anticipo. In nessun modo significativo. L'unica cosa che potevo magari era fare qualche schizzo, che questi stessi schizzi vedevo come andavano attraverso innumerevoli cambiamenti. Quindi il modo più vero per incontrarci è venire freschi, così, vuoti. E cosa succede? Qualcos'altro succede. Qualcosa emerge da questa spontaneità. Siamo in tempo reale con l'universo, perché l'universo non sta pianificando per il futuro. Produce dei semi a cui occorre del tempo per fiorire, ma non pianifica come quei semi dovranno fiorire. L'intera vita è un'unica cosa, un tutt'uno, è un'altra cosa che dovrete scoprire. Non so per quanto oggi voglio solo concentrarmi sulla cosa di base, fondamentale. Non dobbiamo sapere molte cose, diventiamo solo confusi. Dobbiamo soltanto sapere la cosa giusta, la cosa che hai bisogno di sapere adesso. Non hai bisogno di 50 chiavi per aprire un lucchetto, hai bisogno della chiave giusta. Puoi avere un migliaio di chiavi, ma sarai soltanto un migliaio di volte più confuso e perso. Hai solo bisogno della chiave giusta. Quindi oggi spero che troviamo la chiave giusta per aprire che cosa? Per aprire il mistero all'interno della nostra natura. Suona come, sembra una cosa molto enorme da sentire, ma in realtà è la cosa più semplice. Perché ciò che stiamo cercando è già qui. Prima di tutto, ciò che stiamo cercando non è da nessuna parte, nella prossima stanza o in qualche volto divino, aspettando di essere riscoperto. No, è proprio qui. È sempre stato proprio qui. E quello che scoprirai è che non è mai arrivato qui. Non è mai arrivato qui, poiché è infinito. Io sto dicendo che è infinito,
Ma tu dovrai scoprire se è davvero infinito o no. Se ti dico soltanto che è infinito e tu lo accetti, tu stai soltanto essendo un pappagallo delle mie parole. Devi scoprirlo per te stesso che è infinito. E io oggi voglio provarvelo, voglio dimostrarvelo che è così. E che tu sai questo. Quindi vengo in questo modo oggi per fare questo. E non sono preparato. Vediamo come va. Ognuno parla una lingua. Anche i sordomuti devono imparare una lingua, un linguaggio. Perché il linguaggio? Per comunicare qualcosa. Dobbiamo parlare un linguaggio. Per fare in modo che qualsiasi linguaggio possa essere espresso, che sia un sordomuto, che siano le parole, qualcosa deve essere lì. Prima che questo accada, qualcosa deve essere presente. Prima che qualsiasi linguaggio possa essere espresso, la prima cosa che deve essere presente è il senso dell'io. Tu devi avere un senso che tu esisti, tu che desideri comunicare qualcosa, che questo tu esiste. Soltanto quando questo senso della sensazione dell'io, l'intuizione che tu sei, che io sono, cioè io esisto, soltanto dopo questa sensazione dell'io esisto può venire il senso di tu esisti. Io deve esserci prima del tu. Tu non puoi essere prima dell'io. Io deve essere presente già, perché la sensazione del tu prende il suo significato dall'io, perché sono io che vedo te, io vedo tu. Non posso riferirmi a te senza avere un senso di quello che io sono. Questa è una cosa fondamentale. Potete provare. Provate a parlare senza te, senza il senso del io. Quello che sto cercando di dirti, quello che io credo, quello che io penso, io è l'argomento dietro a tutto ciò che pensi o che parli. Non mi sento bene oggi, non sono in grado di venire. Io devo essere lì. Take any language. Prendi ogni linguaggio. Find a dictionary for this language. Prendi il dizionario. Migliaia di parole. No one is more ma nessuna delle è la più importante di io. Nessuna ha nessun significato senza io. At least the sense. Who is speaking? Who is understanding? Chi è che sta parlando? Chi è che sta comprendendo? Ancora, questo io. È il principio più importante del linguaggio, della sensazione della consapevolezza di se stessi. Anche se nessuno esiste nel mondo a parte te, tu saresti consapevole di te stesso. Saresti consapevole di questa sensazione. Io esisto, io sono. Anche senza parole, tu sapresti che io esisto, avresti questa sensazione. Da dove hai ricevuto questa sensazione? Io sono. Da dove l'hai ricevuta? Dai genitori? Da dove è venuta? Il tuo nome l'hai ricevuto dai genitori? Ma nessun genitore ha mai battezzato il suo figlio come io sono o come io. Nessuno l'ha fatto. Chiamiamolo George. Chiamiamolo Susanna. Per un po' ti chiamano ciao Susanna, ciao George, ciao George. Ma questo bambino non sa io sono George, sta guardando ma non risponde a sensazioni di amore, di calore, del latte. Non sa che questo è latte, non sa che questa è la madre, non sa che questo è il padre, non sa nulla. Ma è naturalmente consapevole di se stesso.
Presto la conoscenza si sta sviluppando, la coscienza, e il primo sviluppo diventa consapevole di se stesso nella forma dell'io sono. Io sono. Non lo dice. Io sono è presente prima delle parole. Questa è, la prima conoscenza. Se anche nessun altro fosse su questo pianeta, tu lo stesso sapresti, io sono qui. Se tu ti dovessi svegliare un giorno e l'intero pianeta se n'è andato, è sparito, almeno le persone, dove sono andati, diresti tu? Non diresti dove sono andato io. Tu sapresti che io sono. Questo io sono osserva la presenza o l'assenza di altri. Sto continuando a ripetere questo io perché è il precetto fondamentale, è l'essenza del linguaggio stesso. È io. È colui che parla, colui che ascolta, colui che vive, colui che dice io muoio, io vado, io vengo. Io dormo, io mi sveglio, io vedo te, io vedo tua sorella, vedo mia mamma, io è lì, io è presente. Non appena l'io emerge, per prima cosa la forma è lì, la coscienza, che è la capacità di conoscere, deve svilupparsi a sufficienza per poter essere consapevole di se stessa nella forma dell'io sono. Quando crede in questo io sono, ha bisogno di un corpo anche per sentire le sensazioni dell'io sono. E non appena il corpo arriva, il senso io sono questo corpo arriva. Io sono il corpo. È il secondo concetto questo. Una volta che sa che io sono questo corpo, degli altri concetti possono aggiungersi. Questa è mia madre, questo è mio padre. Altrimenti il padre non ha nessun significato. I genitori danno vita al figlio, ma il figlio anche a sua volta dà vita ai genitori, perché fino a che il figlio non era nato tu non eri una madre, non eri un padre, ma quando il bambino è nato la madre e il padre sono nati. Questa sensazione di io è fondamentale. In ogni forma il senso di io sono deve essere presente. Anche se tu non sai parlare, non riesci a parlare, il senso dell'io sono deve essere presente. Poi questo io sono crede io sono una donna perché ha un corpo di una donna, o sono un uomo perché ha un corpo di un uomo, ma la sensazione dell'io sono non appartiene al corpo. Eppure quando crede di essere il corpo, poi inizia a credere che è il tipo di questo corpo, quindi inizia a credere che è un uomo, che è una donna. Questo è l'inizio dei concetti. Perché l'io sono non è un corpo, non è il corpo. L'io sono è come una conoscenza intuitiva, o lo spirito, il senso, la sensazione dell'essere. Non è un oggetto, non è una cosa, è la coscienza stessa. Non puoi dire io non sono, perché per poter dire io non sono, tu devi essere lì per dire io sono non, cioè io non sono, deve esserci un io già presente. Se il senso dell'io sono non è il corpo, e se non è il corpo e non è nemmeno altri pensieri come io sono una donna e le donne si vestono di rosa e i maschi di blu e mia madre è questo, mia madre, mio padre è cristiano, mia madre è hindu, qualsiasi cosa. Questa è la costruzione dei concetti, e con la costruzione dei concetti o delle idee, l'io sono, che non è nulla di questi, abbraccia questi concetti e un'identità si forma, e ogni identità è unica, ogni circostanza è unica.
Lo stesso modo in cui vai a letto e sogni, fai un sogno molto unico, che anche il tuo gemello o il tuo amato che sta dormendo con te nel letto non può condividere lo stesso sogno nello stesso modo in cui lo vedi, lo vivi tu. Il tuo sogno è unico, e allo stesso modo, in questo modo, la percezione dello stato di veglia nella vita è unica per ognuno di noi, nel modo in cui le cose vengono vissute. A volte ti piace una cosa e dopo qualche giorno non ti piace più la stessa cosa, nessuno può controllarla. Qualcuno dice, immagina di avere un bravo servo e ti dice, com'è che ti piace, che temperatura ti piace avere il bagno, l'acqua del bagno? Tu dici 38 gradi mi piace. 38 gradi. Domani invece vieni e dici, oh, è troppo fredda. Ma hai detto che 38 gradi ti piaceva, vedi? Sì, vedi, non può essere consistente in queste cose. Qualunque cosa che tu... Tutto sta in cambiamento, le tue emozioni, l'ambiente, il clima, le persone, tutto è in cambiamento, nulla è così stabile in questo reame. Eppure sembra che viviamo in un'unica terra, una terra unica. Ora quasi 8 milioni di persone, miliardi, stanno su questo pianeta. E abbiamo la stessa casa, tutti noi. Condividiamo tutti la stessa casa chiamata Terra. E deve prendersi cura di tutti questi modi di pensare, deve sopportare tutto ciò. Torniamo a noi, al senso dell'io sono. I genitori non te lo hanno dato, nessuno te l'ha insegnato. Il senso dell'io, la sensazione dell'io, da dove è venuta? It is synonymous. È sinonimo with existence. Con esistenza. It is the way in which consciousness. È il modo in cui la coscienza, which is what we are fundamentally, che è ciò che siamo in essenza, is the way that consciousness, è il modo in cui la coscienza annuncia se stessa nel corpo. Io sono attraverso questa sensazione. Io esisto. If you don't exist, se tu non esisti, nothing exists for you. Niente esiste per te. Soltanto dopo che questa sensazione io esisto arriva, altre cose possono arrivare. Il senso di tu può esserci, il senso del mondo può esserci, la vita, il cambiamento, il tempo, tutto questo può esserci. Tu sei lo spettatore di tutto questo. Tutto questo riporta la tua coscienza, sei tu che percepisci tutto ciò. Ma una cosa è stata perduta. Ci siamo dimenticati quanto importanti siamo noi rispetto alla nostra percezione. Tutto dipende dalla tua percezione. Tutto dipende dal modo in cui tu percepisci. Questo è quanto sei importante. Tu pensi di studiare e imparare molte cose, o credere o non credere a molte cose, ma alla fine stai facendo esperienza di un mondo in accordo a te, ai tuoi condizionamenti, a quello che tu credi che sia. Prendetevi un attimo. Noi diciamo io. Io penso, io credo, io voglio, io faccio, io non faccio, io accetto, io non accetto, io. Io ti chiedo, che cosa è questo io? Se tu mi rispondi con qualcosa e mi dici io sono coscienza, io sono coscienza. Forse tu dici le cose, le parole, io sono coscienza, e dal punto di vista del linguaggio, delle parole, è giusto quel che dici, ma però non è vero per te, sono soltanto parole, non le hai fatte tue. Io sono Giorgio. Cosa significa io sono Giorgio? Chi è Giorgio? Io sono Giorgio. Io sono Susanna. Che cosa è Susanna? È soltanto un nome. L'io sono è presente ancora prima del nome, perché senza la coscienza dell'io sono, il nome non ha nessun significato.
è la coscienza dell'Io sono che accetta qualsiasi nome. Tu puoi cambiare il tuo nome, puoi anche cambiare le tue credenze, la tua religione, la tua nazione, la tua partner, qualsiasi cosa puoi cambiare, ma qualcosa fondamentalmente rimane immutato in te, immutabile, e vogliamo scoprire ciò che questo è, non mentalmente, ma farne esperienza. Perché fino a questo momento noi continueremo a essere agitati, immagineremo che qualcosa ci renderà felici, ma dopo un po' ci accorgiamo che non ci farà, non ci dà felicità. Tutto è soltanto per un tempo limitato e tutto è nel tempo. Io posso dire in un modo che abbiamo tre aspetti. L'aspetto fisico è il corpo. Il corpo è nato nel tempo, vive nel tempo e se ne va nel tempo. Quell'aspetto di noi, per così dire, che ha una nascita, una vita e una morte. La mente anche, la sensazione della mente, non c'è una cosa così come la mente basta. La mente è una relazione tra te stesso, cioè l'essere, la coscienza, e di pensieri. E anche questo avviene nel tempo e appartiene al tempo. Ed anche questo non è stabile, è sempre in cambiamento. Quello da cui il corpo e la mente emergono, quello da cui vengono, il seme di essi, questo lo chiamiamo il puro sé. Questo è lo scopo di tutte le ricerche spirituali, di ritrovare la tua fonte, la tua origine. La maggior parte dei semi, non appena germogliano, il seme si trasforma in qualcos'altro. La differenza con il sé è che quando germoglia in un essere umano, non cambia, rimane se stesso, rimane la fonte. Se noi impariamo qualunque cosa, qualunque cosa viene dopo l'io, dopo il pensiero dell'io, il concetto di io, questo è il primo che nasce. Lo chiamano coscienza o la coscienza dinamica, la coscienza creativa. Quella coscienza creativa emerge da una coscienza più profonda che non fa nulla, non sta facendo nulla, semplicemente esiste. Non è un autore di nulla, è semplicemente viva e esiste. Questa è la scoperta ultima di tutte le ricerche spirituali, scoprire ciò che è l'assoluto, l'essere supremo, Dio, possiamo chiamarlo così. E che cos'è la nostra relazione con questo Dio? Siamo soltanto la creazione di questo Dio? O abbiamo altri ruoli all'interno di questo Dio? O siamo semplicemente una parte di questo Dio? O siamo un tutt'uno con questo Dio? O siamo così grandi come questo Dio? Dobbiamo scoprirlo. Dobbiamo scoprirlo oggi. Come farlo? Poiché la credenza, c'è la credenza fondamentale. Prima io sono e poi io sono si divide, io sono il corpo diventa. La sensazione io sono esiste da sola, non ha bisogno di nulla, ma è come se fosse obbligata da un potere, da un altro potere, identificarsi con il corpo. E questa identificazione crea lo spazio per altri pensieri e altri pensieri uniti alla sensazione di io sono il corpo creano la sensazione di una persona individuale. E poiché il corpo sta crescendo e le condizionamenti e le esperienze continuano a cambiare, abbiamo un senso di crescita, di evoluzione,
l'evoluzione, abbiamo un senso che stiamo evolvendo, ma c'è un'altra dimensione dentro di noi che non sta crescendo, non è un processo evolutivo. La crescita accade in esso ed è percepita da esso, ma non ha nessun effetto su di esso. Questo è il motivo per cui sei in grado di percepire cose sottili. Tutto ciò che vedi, anche le cose più sottili, come ci sono pensieri e sensazioni che non hanno nemmeno un nome da quanto sono sottili, eppure tu li percepisci. Poiché la tua coscienza è così sottile, così raffinata. Ci sono cose a cui non hai nessuno ha un nome per queste cose, eppure noi le percepiamo. Sottili pensieri, sottili sensazioni, immagini, sentimenti, proiezioni, i poteri discriminare, il potere di discriminare tra la fantasia e la realtà. Tutto questo, una capacità che nulla ti ha insegnato, nessuno ti ha insegnato, è semplicemente emersa nella tua coscienza. E questa è la meravigliosità della coscienza. La coscienza, la radice della coscienza. Questa coscienza radice è presente, che essa sia identificata con il corpo e con le sue caratteristiche oppure no. Questa è presente. Uno dei grandi passi delle scoperte spirituali è quando siamo in grado di riconoscere il senso dell'io sono senza doverlo combinare con nessun altro pensiero o sensazione. È come se rimane solo il senso dell'io sono senza connettersi con nessun altro pensiero. Ma poiché questo sin da quando siamo bambini comincia, sembra molto forte, irradicato nella coscienza, che io sono questo corpo, io sono una donna, io sono un uomo. All'inizio per molte persone non ci sono aspirazioni di andare oltre a questa credenza del io sono il corpo, che sembra un fatto totalmente non messo alla prova, non dubitato. Ma prima devi essere coscienza, prima che tu possa dire io sono un uomo o una donna. Comprendiamo questo? Prima che ogni comprensione si fosse manifestata, la prima comprensione deve essere io sono, io esisto. Nessun sapere è più importante del sapere consapevole dell'io sono. Soltanto quando l'idea dell'io sono il corpo, io sono un uomo, è arrivata insieme ai nostri condizionamenti religiosi e politici, viene la pressione di dover performare la vita a seconda delle nostre sistema sociale. La cosa più importante è capire che cos'è questo io sono, perché non è abbastanza. Tutti dicono io sono, ma pochi comprendono che cosa è questo io sono. E perché questo bisogno di comprendere? Perché a volte sembra sufficiente sapere io sono un uomo, io sono una donna, questo è ciò che sono. Non dubito mai se sono un uomo o che se sono una donna. Perché dovrei dire chi sono io? Perché devo chiedermi una simile domanda? Quindi questa domanda non avrà un appeal universale, non colpirà molte persone, anche nelle persone, tra le persone spirituali e religiose. Magari non è un qualcosa di cui ne sono consapevoli, hanno ancora questa sensazione che io sono un servo di Dio, io sono un pellegrino, sono un musulmano. Usano la stessa sensazione dell'io sono e dicono io sono un cristiano, sono un musulmano, sono un ateo. Ma cosa significa davvero? Che cosa è io sono? Perché la maggior parte delle persone non conoscono, dicono che io sono la persona, io sono cristiano, sono musulmano. E sembra abbastanza. Perché andare oltre? Non è questo abbastanza un fatto sufficientemente reale?
sono un giamaicano, ho 42 anni, sono perché è accettato ovunque, questa è la nostra carta di credito, accettata nessuno mai la dubita, ma ora io vi metto di fronte, quando tu dici io, che cosa significa questo io? Perché è stato scritto, Dio dice, io sono. Ma il diavolo anche dice, io sono. L'ego dice, io sono. Anche una mosca crede in questo, io sono. La vita dice, io sono. All'interno delle forme che ha preso. Stiamo soltanto cercando di capire quale io sono tu stai... da quale io sono stai tu parlando? E se tu ascolti attentamente, se vai al ristorante e siediti in un angolino tranquillo e ascolta le conversazioni, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, io ho fatto questo, ascolta quando le persone dicono io, guarda che ascolta e scopri che cosa significa e vedrai che molto spesso significa io sono il mio corpo, io significa il corpo, la persona, il condizionamento. Questo è il massimo. Non sarà abbastanza per poter scoprire la verità. Questa è molto importante capire che cosa questo io sono è e farne esperienza nel corpo quando diciamo io sono. E ora ci addentriamo in questo. Voglio che per prima cosa capiate la differenza tra una presunzione, cioè tra un presumere qualcosa, perché spesso impariamo da concetti di seconda mano che ci sono stati tramandati, non abbiamo mai messo alla prova, mai dubitato. Così come un bambino può imparare la lingua senza conoscerne il significato, ma semplicemente per il suono, perché ci cresce in quell'ambiente. Allora abbiamo un senso di che cosa è io, quando io, questo io, ma al di là, più in profondità di questo io, nessuno ci guarda. Chi sono io? Perché? Perché nessuno vuole saperlo in particolare. Se tu guardi in profondità queste cose, le persone pensano che sei uno andato male. Il mio nome è questo, quell'altro, ho 23 anni, sono una donna, vengo dal Brasile, ho studiato in questa università, ho fatto questo e quell'altro e sto facendo domanda per questo lavoro. Nessuno ti chiederà più di questo. Questo è tutto ciò di cui hai bisogno, è la tua password per poter essere un essere visibile in questo mondo. Per poter entrare in questo gioco di interagire e transare con tutti gli esseri umani. La tua agenda, la tua data di nascita, che cosa hai studiato, che cosa hai fatto, è abbastanza, questo è abbastanza. Qui invece stiamo andando più in profondità. Quando dici io, che cosa significa? E questa è la nascita dell'indagine. L'indagine guarda a questo. Quando ognuno di noi dice io, che cosa implica questo io? Non è meramente uno studio mentale, una cosa psicologica o intellettuale. È una ricerca, un'esplorazione nella verità vivente di ciò che siamo. Ora, inizio con un esercizio semplice. Se qualcuno viene e dice, scusa, c'è una Volkswagen parcheggiata qui fuori, può il proprietario muoverla, per favore? E qualcuno dice, è mia. Non dice, è io, è me. Dice, è mia. Non dice, è mio. Appartiene a me. Usi la parola mio. Mio è in relazione a Dio. Me anche è in relazione a io. Appartiene a me. Ma mio significa appartiene a me. Puoi anche dire, questa è la mia famiglia. La mia famiglia. Non io, non me. La mia famiglia. Connessi con me, appartengono a me, la mia famiglia. Puoi anche dire, il mio corpo è stanco, il mio,
corpo, non me, non io. My body was il mio corpo era esausto. C'è qualcosa che è consapevole del corpo che è esausto. It is not the body and questo qualcosa non è il corpo e non è nemmeno esausto. Questo dice che il corpo è esausto. So, again, ancora, mio, io, che cosa sta dicendo il mio corpo? Può anche dire, la mia vista nell'occhio di sinistra non è molto forte, è al 60%, mentre nell'occhio di destra è all'85%. Quindi quello osserva anche la vista e sa distinguere tra la forza e la debolezza della vista. Non è la vista, dice, la mia vista non è così forte come era una volta. Oppure può anche dire, la mia memoria non è così buona come era una volta. Quindi questo non è nemmeno memoria. Questo conosce memoria, questo osserva la memoria e dice, sì, una volta ero in grado di ricordarmi i nomi di tutti voi. Per un anno non me ne sono mai dimenticati, ora invece non me ne posso neanche ricordare due o tre. Questo è consapevole della memoria, delle abilità della memoria. Osserva la memoria, la mia memoria. Mi seguite? Quindi questo non è memoria. Sensi non è i sensi. Famiglia non è la famiglia. Questa è la mia religione. Mia religione. Non io. La mia religione. Non io. Alcuni dicono, il mio ego è molto forte. Il mio ego. Non io. What is this me? Che cosa è questo io, questo me? My ego. Il mio ego, non io. Who's speaking? Chi è che sta parlando? My ego. Il mio ego, non me. Okay. My relationship. La mia relazione. Is not flowing very well. La mia storia non sta andando molto bene al momento. Avevamo un rapporto bellissimo 6 mesi fa, ma adesso sta andando a pezzi, sta distruggendo. Il mio rapporto non sono questo. Oh, my life is over, my life is over. La mia vita è finita. Oh no, la mia vita è finita. Mio marito mi ha lasciato. I miei bambini se ne sono andati. La mia vita è finita. La mia vita. Who speaks my life is over? Chi è che dice la mia vita è finita? Io non sono finito. My life as is conceived, as la mia vita, così come è percepita nella sua forma, forse cambierà. E magari qualcuno ti dice anche, dai, su, George, non parlare così, è solo un'emozione, soltanto uno stato emotivo. E tu dici, sì, è vero, le mie emozioni sono un po' così, le mie emozioni. Tu non sei nemmeno le emozioni. Cosa rimane ora? Oh, my breathing is very heavy. Oh, il mio respiro è pesante. Il mio respiro è molto pesante. My heart is beating. Il mio cuore sta battendo molto forte. My heart, not me. Il mio cuore, non me. My emotions, I'm a very emotional. Le mie emozioni, sono una persona molto emozionale. Le mie emozioni vanno sempre su e giù. Le mie emozioni, non te. Tu non sei le emozioni. Il mio respiro sta diventando debole. In ospedale devi farti un'operazione all'appendicite, ti mettono il gas, la maschera. Io sto perdendo coscienza. Io sto guardando la coscienza andarsene. Che cosa è questo io? Chi è io? Quando tu puoi dire ognuna di queste cose, puoi dire che non sei nessuna di queste. Dipendono da me. Tu sei lo spettatore di loro. Tu le stai osservando. Loro non stanno osservando te. Io sto guardando la mia mano. La mia mano non sta guardando a me. Questa è la mia autobiografia. Non io. So,
quindi andiamo attraverso tutte queste cose, non soltanto non il corpo, non la forza vitale, non il respiro, non i sensi, non l'intelletto, non la memoria. La mia mente, crea un sacco di fantasie. Fantasie, creare, non me, la mia mente, non me. Chi è questo me? Chi è io? Allora, per un attimo, lasciando tutto questo da una parte, la mia casa si è bruciata, non c'è più. Sono io bruciato? Chi sono io? No. Looking at all these things. Ora, avendo guardato tutte queste cose, my dreams, la mia vita, i miei sogni, future, il mio futuro, il mio passato, non ho un buon passato, ho avuto tanti guai nel passato, il passato, il tempo, tutto questo, non io, io sono l'osservatore di tutto ciò. Quindi lasciamo tutto da parte per un attimo. Ciò che resta è la sensazione di io o io sono. Prendetevi un momento e sentite questa sensazione, io sono. Does it have gender? Alcun sesso? Does it have past? Ha passato? Does past stick to it? Il passato when rimane it says, the past is gone. Rimane oh, I don't have su questo quando dico che il passato se n'è andato e poi diciamo che non ha nessun futuro, il futuro se n'è andato. Qualsiasi, di qualsiasi cosa parliamo, che siano emozioni, relazioni, filosofia, memoria, intelletto, breath, respiro, heartbeat, il battito del cuore, all these, tutto questo tu percepisci. You who are perceiving all of tu che stai percependo tutto questo, what are you made of? Di che cosa sei fatto? You're not your body. Tu non sei il tuo corpo. Some people born alcune persone sono nate ragazze, poi si sono convertite some in ragazze. Feel that they are, alcuni si sentono che hanno una orientazione differente, ma percepiscono questo, quindi non sei questo. Chi sei tu? Non immaginare. Tu hai già detto che non sei l'immaginazione. Quello che è consapevole dell'immaginazione. Che cosa sei in verità? Qualcosa è qua. Something is here, but it's a kind of something not. Ma è qualcosa che è niente. Does anybody feel somehow disturbed by this? C'è qua, nessuno qua si sente disturbato da questo osservare. Yes. Pass this microphone. Passa questo microfono. Behind. What I observed just before, it's like ping pong. Prima stavo osservando ed era come un ping pong, una pallina da ping pong dentro di me. Quando qualcosa si rimane attaccata a qualcos'altra, c'è questa ricerca. Qualcosa fa tin-ton, tin-ton. Ma tu non vai con questo tin-ton, tin-ton. Tu osservi questo tin-ton, tin-ton. Ma non sei il tin-ton. Put anything there, let anything come. Lascia che tutto sia là, fai venire tutto e lascia che questo sia semplicemente un movimento. È semplicemente un movimento. Quello che fa la differenza è quanto significante fai che questo movimento sia. Se dici wow, guarda questo, no, no, in questo modo. Quello che facciamo è creare una relazione con questo e personalizzarlo. Quando personalizziamo qualcosa,
è come farlo diventare più intimo e diventa più vero per te. Ma non è necessario personalizzarlo, tu puoi percepire. E in effetti la vera percezione è quella impersonale, perché semplicemente sei consapevole. Ma se non lo abbracci personalmente, se non dici perché questo accade a me, semplicemente accade, e le emozioni anche si evolvono in questo, ma tu resti come l'io che testimonia tutto questo. Che cosa succede al testimone? L'abitudine è dire qualcosa accade a me, oh, questo è troppo per me. Ma chi parla? Chi sta parlando quando queste cose accadono? Qualcuno viene e ti chiama e dice è come se avessi pagato tutti i tuoi i conti, ma ci dispiace ma non possiamo accettare questo ultimo assegno. E tu dici è troppo, non posso farcela con tutte queste cose. Questo lo possiamo dire, ma non ha nessun significato dire ne ho avuto abbastanza, basta. Va bene. So what you're gonna do now? Quindi che fai adesso? Salti da un ponte? No, semplicemente dovevo dire ti devo tirare fuori queste cose. I've had enough. Ma un'altra persona magari dice ne ho avuto abbastanza e boom. Okay. So it just depends on the strength. Quindi dipende dalla forza di quanto profondamente è creduto. Quando è creduto crea un senso del me e fa sì che questo me sia molto reale. Semplicemente questo stato, quando è molto emozionale, anche se è molto emozionale e forte, può essere osservato. Questa sensazione adesso è molto forte, e osservi che poi diventa più debole. È come quando un mal di denti viene ed è molto forte, e poi prendi qualche aspirina e se ne va. Tutto il tempo sai che tu non sei il mal di denti, anche se è forte, no? E poi se ne va e non è te, perché se fosse te, quando il mal di denti se ne va, anche tu se ne saresti andato. Ma tu testimoni il suo arrivare e il suo andare. E tutte le cose sono così. Chi è l'io? Ancora una volta ritorniamo all'io. Ora guarda di nuovo. Che cos'è l'io? Now, because of habit, perché dell'abitudine siamo abituati a sentire io è il me personale e si ritorna alla vecchia formula: io sono questa persona, sono la figlia di questo, e chi pensi di essere? Sono solo mio cugino, non sei mia sorella, tutti questi concetti. Ma profondamente creduti sono vissuti come se fossero verità. E per molte persone non danno importanza che siano veri o no, semplicemente vivono nella sensazione di questi. Ma coloro che sono alla ricerca di quello che è vero, io vi ho dato un esercizio molto semplice. Se sei il testimone di tutto questo, del tuo respiro, della tua forma, del tuo sesso, della tua altezza, del tuo peso, delle tue credenze, delle tue preferenze, della tua famiglia, i tuoi pensieri, i tuoi attaccamenti, le tue proiezioni, e vedi che tutte queste cose sono intercambiabili. Se tiro fuori tutte queste cose, le butto fuori, io sono ancora qua. Se butto fuori ognuna di queste cose, io sono ancora qua, anche se le tiro fuori tutte, le butto fuori tutte, io sono sempre qua. Chi è qua? Ora potresti dire la mia esistenza, il mio corpo, la mia vita è qua, perché a un certo punto la coscienza è supportata dal corpo. Se le forze vitali del corpo se ne vanno, il corpo muore, la coscienza deve lasciare il corpo, non starebbe in una casa morta. Io voglio arrivare a questo punto. Hai una sensazione ora che tu non sei semplicemente l'oggetto del corpo? Che cosa vuoi dire là? Just pass it on.
C'è qualcosa che ancora sembra che quando questo corpo se ne va, anch'io me ne andrò. Questo va bene, per il momento va bene. È una sensazione. You may or may not know. We don't tu potresti really saperlo o non potresti saperlo. You while your body's still here. Ma vogliamo stuck on this sapere chi body sei body tu finché yes, questo corpo è ancora qua. With some kind of fear. Perché altrimenti, cioè, vuol dire quando il corpo se ne va, io sono ancora qua. Questa è provocata da una paura. Questo pensiero. Ma cerchiamo di capire quello che sei quando il corpo è ancora qua. Quindi finché il corpo è ancora caldo, possiamo fare questo esercizio. Vediamo quello che è verità, di cosa è verità possiamo fare esperienza, non semplicemente quello che possiamo intendere con la mente, ma quello che possiamo, quello di cui possiamo fare esperienza dentro, con il cuore. Abbiamo detto che se quello che può percepire il funzionamento dei sensi, della forza vitale, del mondo che se ne va e viene, tutte queste cose che vanno e vengono, il sonno che viene, il sonno che va, i sogni che vengono, i sogni che vanno, lo stato di veglia che va e viene, chi sei tu? E non voglio una risposta mentale, ah sì, io sono la coscienza, perché questo sarebbe solamente una parola, ma deve essere in qualche modo formato da un vedere vero, qualcosa che veramente è stato compreso. C'è una differenza fra una comprensione intellettuale e una comprensione che fiorisce dentro di te. Quindi siamo di nuovo in questo posto. Io vedo tutto questo. Ma chi sono io? Chi sei tu? Per cortesia, adesso guardiamo. Non immaginare. Tutto quello che immagini anche viene e va. Colui che immagina, che cos'è? Chi sei tu? Che percepisci l'immaginazione? Senti. Che cos'è in verità qua? Are you something tangible? Sei qualcosa di tangibile? Are you this body? Sei questo corpo? Is it clear for anybody? È chiaro per tutti? Is it clear for someone here that I cannot be my body? Che is it clear for anybody here? Che non posso semplicemente essere solamente il corpo? Bene. If I am not the body, se non sono il corpo, then quindi che cosa posso essere? Don't just go into the mind and start to speculate. Non andare semplicemente nella mente e inizi così a speculare. What we have looked and how we have looked so far. È abbastanza, quello che abbiamo visto finora è sufficiente per darvi, per portarvi al prossimo passo. Che cosa è qua in verità? Sì, non sono solo il corpo. Magari il corpo ci dà la possibilità di fare questa indagine, ci dà la possibilità di parlare, no, con la bocca. Ma what really am I? Che cosa sono io in verità? Guarda. Do I have a form? Am I particular? Ho una forma? Sono in particolare una donna, un uomo? Who am I? Io cosa sono? Qualcosa di tangibile o intangibile? E non immaginare, semplicemente guarda, senti. Any sensation that comes in consciousness, c'è a thought or a feeling, tutte le sensazioni che vengono nella coscienza, sia che siano un pensiero, una sensazione, tu devi essere là per percepirla, sono secondarie, tu sei primario. Thoughts come, feelings go. Notice un pensiero va, una sensazione se ne va. Guarda come a volte riportiamo, no, di queste cose, diciamo, no, questo pensiero è così forte, questo pensiero è del passato. Perché ne parli? Perché ne resti coinvolto? Ma anziché guardare a quello che è osservato in fronte di te, cerca di mantenere l'attenzione su quello che tu sei, che percepisci questo. Che cosa sei tu che percepisci? Hai una forma, una taglia in particolare? Posso chiedertelo? Do you have a particular size or particular shape? Hai una forma particolare, una taglia particolare? What are you? Che cosa sei tu? Are you an object? Sei un oggetto?
Sei un oggetto, vorrei vedere qualcuna delle nuove facce. Puoi vedere tu? No, non puoi vederti. Gli oggetti li puoi percepire. Li puoi vedere, ma puoi tu essere percepito? Gli oggetti li puoi percepire, e con oggetti non intendo semplicemente il tavolo o la luce, intendo oggetti anche come pensieri o sensazioni, hanno un senso di tangibilità, puoi vedere se sono amari o dolci, è questo che chiamo oggetti. Sei tu stesso un oggetto? And why not? E perché no? Why are you not an object like other objects? Perché non sei tu un oggetto come gli altri oggetti? You see people, different shape, different tu vedi form, le persone, different races, hanno differenti razze, countries. Differenti forme, differenti okay. Nazioni. If you are not the body, who are they? Se tu non sei il corpo, chi sono loro? Take it in, look. Prendi questo dentro, tienilo dentro, guarda. Inside this body, dentro questo corpo, dove sei tu in particolare? And as what? E come cosa? Do you look like your face? Appari come la tua faccia? I don't feel I'm a body. I can see you know, non mi sembra di essere un corpo, posso vedere al di là di questo. Still there is some feeling. Ma c'è comunque ancora la sensazione che questo deve essere protetto. In order of that I have to separate myself. Fermiamoci un attimo. Se tu non sei il corpo, che cosa ha bisogno di essere protetto? I know. No, don't say you know. No, non dire che lo sai. I want you to Io voglio clearly, che tu guardi so chiaramente, così che non parliamo più di cose di cui non siamo convinti. Se tu non sei il corpo, siete convinti voi che non siete semplicemente il corpo? Non vi sto dicendo che il corpo non è importante, quello che vi dico è che non è fondamentalmente quello che siete. Non è il corpo che dice io sono Giorgio. Che cos'è che dice io sono Giorgio? Chi è che lo dice? You say that there's a feeling tu dici che c'è una sensazione dentro. Quando parli con qualcuno, lo sai con chi parli? How dare you talk to me like this? O dici, come perché mi parli così? Ma io ti dico, no, ma chi sei tu quando parli queste cose? C'è un'identificazione che è ancora là, sto cercando di capire cos'è questa identificazione, chi è che si identifica. Ma quando vado attraverso di questo, non riesco a capire. But you're speaking still using the word I. Ma tu stai parlando utilizzando ancora la parola io, hai una licenza per utilizzare la parola io, perché la usi in maniera molto libera. Io ho provato di cercare a capire chi è colui che fa questo, ma l'ho trovato troppo difficile. Io. Vedi, sto cercando di afferrare tutti questi io che tu dici. Sto cercando di vedere chi è che fa tutte queste cose, ma è troppo difficile per me. Ma io chi? Me chi? Come chi stai parlando? Ascolta, prima di tutto, non ti sto portando dentro nessuno stato di confusione, ti sto semplicemente mostrando quanto confusa tu sei e ti cerco di portarti in uno spazio di sanità, di vera sanità. L'unica ragione per cui tu non sei consapevole di essere pazza è perché chiunque, tutti qua sono pazzi, perché non sapendo chi siamo. It's just like a whole village that's mad elects a mayor. Un villaggio intero che è pazzo. Out of one of the mad people. E
intero villaggio pieno di gente pazza. Sto facendo un po' di giochi su questo, perché non è importante prenderlo troppo seriamente. Ma è vero che non ci poniamo domande su queste cose. Quando dici sto diventando più confuso, la verità è che siamo stati sempre confusi per molto tempo, perché quando tutti sono confusi è molto facile continuarsi a nascondersi in questa confusione e far finta che siamo tutti insieme in questa confusione. Quindi a volte entrando in uno stato di confusione è un passo per uscire dalla confusione. Just to show that the ground that we have been standing perché questo ci mostra on che il terreno sui quali mettiamo i nostri piedi non è così, non è un terreno così solido. E quando vedi il vero terreno, poi a quel punto nessuno può toglierti il terreno da sotto i piedi. This ground seems appears as it's falling away. Questo terreno sembra che sta cadendo da sotto i piedi. I'm being out of this context and this environment that is constantly. Dopo che sono stata fuori da questo contesto che mi indica costantemente chi sono io in verità. Still something not grounded or perché c'è ancora qualcosa che non è molto even though I cannot exactly identify solido. What's that? But non riesco a identificarmi con cos'è. Let's before we go too far. Because if you go too far, aspettiamo prima di andare troppo distanti. Perché se andiamo troppo distanti da questa posizione vuol dire andare distanti in più confusione. That there's something that comes back that feels a bit ungrounded. Quindi, and a kind of ungroundedness. Qua stai dicendo and che believed, c'è qualcosa now, this che ungroundedness that you may feel, there's an awareness of this ungroundedness. C'è consapevolezza del fatto di essere confusa, what happens no? Is that you're too much believing in what quello you che sta accadendo see. È che tu credi troppo in quello che vedi. Wait. Aspetta. You are believing too much in what you see. Stai credendo troppo in quello che vedi. Mind, e lo interpreti con il vecchio regime del so pensare, con la vecchia there, mente. Like, oh, I don't feel grounded. Quindi I believe, but I don't credi feel grounded is only a thought being perceived. Non che non ti senti con i piedi per that terra solidi è semplicemente percepito, ma tu is poi ci credi. Ungrounded? Quello che lo percepisce, quello che percepisce questo è you must experience your anche questo non è stabile. And affirm it. Lo devi scoprire ed affermare. I'm going to show you no thought. Ti mostrerò che you. Nessun pensiero ti può destabilizzare. No thought, no concept nessun concetto può destabilizzarti, eccetto che se poi ci credi. You are there perché any tu sei là came. Prima che qualsiasi concetto può arrivare. I concetti arrivano dopo di te. Tu non sei un concetto. You are the witness of them. Tu sei il testimone dei concetti. So if you feel quindi, this thought or this thought just confuses se me, that is also senti a thought, che un pensiero ti confonde, it is the believing anche questo in è semplicemente un altro pensiero sul quale tu ci credi. È il credere in questo pensiero, identificarsi con questo pensiero che gli dà potere. No, I want to know. Ora io voglio sapere se possiamo terminare questa parte della lezione oppure no. Otherwise I don't proceed. Altrimenti non vado avanti. Yeah. Yeah, come. Hello. It seems that sembra sense che I am, il senso io sono in feeling or sia che sia una sensazione in seems very weak. O in so qualsiasi altro modo comunque sembra molto debole sembra una sensazione molto debole. Chi è che yes. testimonia la debolezza del io sono? Who or what is chi o cosa sta osservando la debolezza o la forza della sensazione io sono? That seems also weak. Anche quello sembra debole, is, qualsiasi that, cosa sia. That is also weak.
Who is the weakness? What ma is chi è chi che sta testimoniando che anche quello è debole? Is it after the I am or before the I am? Dopo l'io sono o prima dell'io sono? Is it looking back at the I am to say, sta guardando weak, dall'alto all'io sono e gli dice tu sei debole, io sono, o è di fronte? This has to be clarified. Questo deve essere chiarito. We are not going to leave any blind spot. Non lasceremo nessuno spazio grigio qua. Facciamo così e poi la mente funziona così, è là che si va a rifugiare. But I want you to stop because these are fundamental points. Che ci fermiamo qua. Questi sono punti fondamentali, non sono molti. Ma questi pochi sono cruciali ed importante comprenderli. Tu dici lo stesso io sono appare debole. And who are you che cosa intendi con io sono? Ma chi sei tu che guardi a questo? Sei tu forte? And the I am itself, e l'io sono stesso ha alcuna qualità per essere reputata debole o forte, perché per essere misurato come debole o forte deve essere misurato contro qualcos'altro. In quale modo il senso io sono può essere debole? È debole perché non lo percepisci chiaramente abbastanza e per questo sembra debole, o lui stesso è senza muscoli e quindi sembra debole? Che cosa significa che è debole? La percezione appare debole. E colui che percepisce, che forza ha? Colui che percepisce la percezione. Colui che è consapevole che anche la percezione è debole. Sì, questo lo devi fare, altrimenti qua chiudiamo e me ne vado a casa a vedere la televisione. Lo voglio sapere da te. Che cos'è là per dire che è debole? In quale modo è debole? Assicurati che l'io sono sia il vero io sono, che non sia qualcosa di creato o immaginato. So there's an idea that the I am should be strong. Che l'io sono deve essere forte. There's an idea that the I am che l'io sono deve essere forte. Di chi è questa idea? For me it's more like per me è più che la presenza dell'io sono deve essere una presenza forte. Ok, questo adesso capisco quello che vuoi dire. Il senso io sono deve percepirsi più forte nel corpo. Al momento cos'è che sembra più forte dell'io sono? La persona. Grazie. La persona appare più forte semplicemente perché la persona parla più forte. La persona in verità è una sensazione di attaccamento prima di tutto al corpo e all'identità e l'importanza dell'identità. La personalità anche è coscienza, ma è una forma molto contratta e limitata della coscienza. È piena di desideri, attaccamenti. Io voglio questo, questo è importante per me. Perché ho perso la mia casa? Perché questa cosa è accaduta a me? Io non mi fido più di Dio. Ha molto da dire. And it seems e sembra che in qualche modo appare più forte che l'io sono. Ma ha bisogno l'io sono di avere un effetto? The only thing that can happen, l'unica cosa che può accadere strong,
perché qualcosa sembra più forte, perché è piena di storia, è piena di avventura, è piena di intenzioni, di desideri, di attaccamenti, e per questo è rumorosa, fa chiasso. Questa è una forma di forza, oppure qualcosa è totalmente vuoto, è così vuoto da qualsiasi identità e intenzione, che non è una, che non è un sapore che continua a cambiare, ed è forte perché non cambia. Quindi o qualcosa è forte perché continua a cambiare continuamente, o è forte perché non cambia mai. È stabile e testimonia il movimento, ma lui stesso non si muove. Quindi devi prima definire cosa intendi quando dici forza. La forza è chiasso, rumore, o è la forza della mente, no? Che in questo modo crea insoddisfazione e dolore più che credibilità. Quindi non perché una cosa è più forte vuol dire che è più reale, più forte della cosa che non fluttua, che è stabile. Qual è il criterio per dire qualcosa è reale o non reale? It's unchangingness. Very good. È il suo non cambiare. È la persona che non cambia. La persona cambia di continuo. Se la persona cambia di continuo, possiamo dire che è una cosa. What is the shape of an amoeba? Qual è la forma di un'ameba? It's more like a verb than a noun. È più un verbo che un nome. And it is being witnessed e è osservato da qualcosa, è osservato da quello che non cambia, perché se tutto cambia, chi dice quello che cambia di più? Solo quello che non cambia può percepire correttamente la quantità delle cose che cambiano. Quindi è solamente dalla posizione di quello che non cambia, che è il senso io sono, che non si combina con niente. È solo da qua che si può percepire il cambiare della persona. E quindi qua, diciamo, la persona sembra più reale. Ma perché è più reale? Perché è più attiva? Sembra che prende tutta l'attenzione. Ah, è perché prende tutta l'attenzione. Aspetta un attimo, sono caldo al momento. State con me. Perché a causa della quantità di attenzione che va su questo, perché l'attenzione è uno dei tuoi grandi poteri, dei tuoi poteri, non tu. Dove l'attenzione va, sembra che questa è la mia esperienza. L'attenzione è molto potente, ma qualcosa è capace di osservare l'attenzione. So attention goes quindi to the person. L'attenzione va alla persona, va sulla persona, e quindi la persona sembra più reale. L'attenzione che se ne va sulla persona, non è questo stesso osservabile? È questo quello che voglio che fai. Sei ancora all'interno del processo dell'investigazione. Adesso anche l'attenzione se ne va. Ma c'è qualcosa che non se ne va, che osserva l'attenzione che se ne va. A volte le persone dicono, io non potevo tenere la mia attenzione fissa su questo, se continuava ad andare su qualcos'altro. E quindi c'è qualcosa che testimonia l'attenzione che se ne va. Ed è questa cosa che se ne va. E questo è quello che voglio, continua a stare nel posto che non se ne sta andando da nessuna parte, e vedrai che tutto il resto se ne va, includendo la tua attenzione. L'attenzione è uno dei tuoi grandi poteri segreti, e il prossimo potere è il potere di credere, e un altro potere è il potere di identificarsi con qualcosa. Tu sei quello che è consapevole di questo. Io posso vedere che qualcosa crede in tutto questo, ma tu rimani stabile, non ti muovi. Sembra che io sono l'attenzione. Sembra che l'attenzione sia me. But then, if
ma se you were the se tu eri l'attenzione, and the attention move, l'attenzione si muove, se ne va, chi può notare che l'attenzione si muove? Devi controllare, sembra che è così, ma non è la verità. L'attenzione se ne va là. Now you witness the attention goes there. Tu testimoni che l'attenzione se ne va là. Ma c'è qualcosa che dice, se l'attenzione va là, questo è molto forte, lo fa molto forte, quindi diventa molto reale. Queste sono credenze, non sono verità. Tu sei il testimone dell'attenzione, c'è un potere qua che non si muove. Qua l'attenzione sta creando molta festa con l'identità, con la persona, ma qualcosa qua è immobile. Se c'è disturbo è perché c'è, si crede che non mi piace questo, no? Per cortesia fermalo e non si ferma. Ma il desiderio, la credenza che io vogliamo che questo si ferma, e questo non si ferma così, quindi in questo modo questo ci disturba. Quindi se questo qua si muove così e l'attenzione viene mantenuta nella consapevolezza, a un certo punto il potere non andrà più là e resta qua con la quiete. Quando l'attenzione può stare con la quiete, il movimento cadrà. There comes a time when, cioè, arriverà un tempo quando l'indagine ha vinto il jolly. Significa che è totalmente chiaro, hai utilizzato lo specchio per vedere dove sei, per vedere la tua faccia. Una volta che hai visto la tua vera faccia, non hai bisogno di camminare con lo specchio nelle tue tasche. You feel like you're moving in all the room. Ti sembra che ti stai muovendo in tutta la stanza. Yes, so he says I feel like dice, I'm moving in all of this room. Mi sento che everything is happening in me. Mi muovo in tutta questa stanza, tutto accade dentro di me. And even the I am presence. E anche la presenza io sono. Going, but the I am presence itself is watching the things going. The sense of being is coming and going. Il senso dell'essere va e viene. When the sense of being is gone, quando il senso dell'essere se ne va, cosa resta? When the sense of being quando il senso dell'essere va, cosa resta? Is not any different. The sense I am is coming and going. Il senso del io sono va e viene. Stiamo arrivati al punto in cui, dal punto di vista della persona, io voglio questo, voglio che la mia vita sia così. Io. Abbiamo visto che questo io è soltanto fatto di condizionamenti e di credenza. La coscienza per sua natura vuole essere libera. Nessuno le ha insegnato come essere libero. Vuole naturalmente essere libero. Così come quando ti senti male, non devi adottare nessuno per dirti che vuoi sentirti meglio, ma naturalmente dentro di te vuoi sentirti meglio, non hai bisogno di educazione per questo. E così la coscienza conosce se stessa come libertà, e quando si limita può soltanto limitarsi perché compra delle idee che vengono dalla mente psicologica, ma non è davvero limitata, diventa soltanto particolare e apprezza la particolarità di essere una persona, questo senso di privacy, del fatto che nessuno sa quello che io sto pensando in questo momento. Per un po' di tempo è così, fino a che non si stufa di questo e dice: questo gioco adesso è troppo debole per me, voglio qualcosa di più forte. Tornando all'attenzione, io so che sono persa e che ho perso l'attenzione, non allo stesso tempo in cui perdo l'attenzione, ma un attimo più tardi realizzo che l'attenzione se n'era andata di qua e di là, non contemporaneamente a quando succede. Yeah.
Yes, but only after soltanto dopo il fatto is there the recollection that, oh, viene il riconoscimento e uno riconosce ah, non ero presente, la mia attenzione era se n'era andata da un'altra parte. Ma significa questo che tu devi sempre essere consciamente consapevole? You always have to be sempre consciamente consapevole, perché se è così ti stancheresti. Se fosse così ti stancheresti. Deve essere qualcosa di più sottile di questo. Sì, dico che questo va bene all'inizio, una volta che cominci a osservare in questo modo e vedi che l'attenzione se ne va. Però io ti chiedo di prestare attenzione a ciò che non sta andando da un'altra parte, e così come tu inizi a prestare attenzione a ciò che non sta, non si muove, allora inizia a non perdere energia. È necessaria tanta energia per essere una persona, ma nessuna energia per essere te stesso. Se guardi allo spazio in cui l'intero teatro della coscienza performa e agisce, ma lo spettatore di questo non è occupato guardando, non è coinvolto in questa storia, però allo stesso tempo se ne fa esperienza attraverso questo corpo e allo stesso tempo è al di là del corpo, è in grado di osservarlo. Sometimes this happens. A volte questo accade. Lei ha detto che a volte testimonio il mio corpo che si addormenta the habit of the psychological identity. A volte questo accade perché l'abitudine della identità psicologica. There's an aspect of ourselves, c'è un aspetto, una porzione della nostra energia che non sembra volere che ci risvegliamo, vuole che rimaniamo nella forma della persona. It is inclined sometimes, quindi è inclino just a volte, at the right time, quando to è get proprio the right allo stesso, al momento giusto in cui c'è la possibilità like di intendere qualcosa, se ne va, like ci fa addormentare. E questa it possiamo dire come una But as soon as you're onto it, you're aware of that that tendency. Ma you're watching like this siamo each consapevoli time, and you see that maybe in the past, vediamo che magari in passato kind of not challenged that. Non abbiamo sfidato questo atteggiamento. Ma una volta che ne sei consapevole e vedi che può essere una forma con la quale evitare qualcosa, c'è qualcosa che testimonia questo, e quindi questo, con questo testimoniare le cose cambiano. Just stay as the awareness alone. Resta come la consapevolezza. Tu non sei la cosa che fluttua, la cosa che si addormenta. Tu sei la prima di cosa, prima di ogni forma e colore. Yes. Why does it seem to be so hard to do that? Because the cell, you say, why does it seem so hard to stay as a self? It is not hard to stay as a self. Non è difficile it's not rimanere the self come that's experiencing it being hard to be the self. Non è il sé che anymore fa l'esperienza di essere difficile essere il sé. In a space. Più che il suppose quello spazio space, che non può essere difficile per lo spazio essere lo spazio. È come si dice, se lo spazio smettila di dimenticare di essere il vento, resta come lo spazio. We are always a self, è even così, a limited, in qualche modo. Expression. Perché you siamo see, sempre when the self il sé, is identified, anche in forma when limitata, the pure self is identified quando il sé puro è identificato con limitazione, its behavior, it comes into con limitazione, kind of il suo comportamento tends to be to disregard diventa or to ignore tale or to per cui be lazy or these kind of characteristics le cose, poi arriva but as soon as you are in this kind of environment for a while, caratteristiche things vengono, relax a lot more easily. Ma come to see that quando resti in un certo ambiente state, trying, per un certo periodo am, vedi if you, che whenever you feel yourself it is the I am if you don't add any story into it qualsiasi cosa just, the I am. Qualsiasi cosa pensi di essere tu sei sempre l'io sono. Le storie vengono and per la persona e non per l'io sono simple e questo gradualmente diventerà sempre più semplice e più naturale finché senza sforzo. All witnessing of your fluctuating states, il testimoniare dei tuoi stati che fluttuano, of all these that come l'osservare brought, di tutte le cose che vanno e vengono, it is the witness. It is the deity è l'io sono che è il testimone relative che testimonia to tutto else, questo. The position of the unmixed, the la posizione presence, di quella presenza che non è associata con niente. Unmixed.
La sensazione io sono che non è mischiata con niente, questo è il testimone che devi prendere come te stesso, e tutti questi desideri e movimenti sono percepiti nell'io sono prima di tutto. Quando arrivi a capire che tutto accade a questo senso di essere, che sei consapevole di esistere, questa sensazione di esistere non è una persona, ma più la coscienza, e all'interno di questo la sensazione della persona è un movimento, è come una maschera. A questo punto sei stabile nel senso io sono. Quando sei sufficientemente stabile nel senso io sono, diventerà chiaro che anche il senso io sono può essere osservato. Quando sei capace di vedere la sensazione io sono come fenomenale, sei in quello spazio di cui non si può parlare. Là non avrai nessuna domanda. Solo poche, semplicemente per confermare il tuo stato. Ma questo non significa che hai ucciso l'io sono, il senso io sono, che posso chiamare l'aspetto dinamico della coscienza attraverso il quale facciamo esperienza, anche il satsang. Anche il satsang ha bisogno di questa coscienza dinamica per permetterci di fare indagine, introspezione. Tutto questo ha a che fare con la coscienza dinamica. E quando abbiamo utilizzato questa coscienza dinamica per riconoscere il nostro assoluto come quello che non cambia, a questo punto puoi dire che tutte le tue domande sono finite. Questo non significa che sei pronto per abbandonare il corpo. Il corpo può essere là, ma le illusioni sono terminate. Come arrivi a capire che tu sei, che la tua coscienza è pura, e la verità è che essa stessa purifica il mondo. Non è che dici che vedi il mondo come terribile e tu sei la coscienza pura. La tua coscienza pura vede il mondo come puro. È la persona che vede fallimenti nel mondo. Più metti attenzione nella persona, è più difficile essere il sé. Lui ha detto che più attenzione va alla persona, e più difficile diventa essere il sé. Sì, sì. Quando dici più te, vuol dire coscienza, e questa dà realtà al senso di persona, e quindi due re non possono sedere sullo stesso trono. Quando credi di essere la persona, the personhood state seems like it's sufficient. In un certo senso, it is sufficient somehow. Sembra essere sufficiente essere una persona. Attraction to be in the self is not. A questo punto l'attrazione per essere il sé non è più forte. I think if you are, io penso che se sei completamente fuori per la cocaina, non vuoi essere, non vuoi bere una birra allo stesso tempo, quello è sufficiente, no? Sei in uno stato della coca, quello è nello stato della marijuana, e qualcun altro è nel funghi allucinogeni, nello stato dei funghi allucinogeni, e non hai bisogno di nessun altro tipo di droga. Quando sei nello stato narcotico di essere una persona, l'aspirazione di essere il sé non è là. Solo quando la persona viene colpita c'è sofferenza, quindi emerge l'attrazione per il sé. La sofferenza, abbiamo bisogno delle sofferenze per stimolare l'aspirazione al dare al di là della persona. La mente vuole avere una vita confortevole, che nessuno ti dà mai problemi, ma questa è la vita peggiore perché ti fa addormentare. Ma però lavoriamo tanto duramente per avere questi comfort, lavorare così duro per prendere la pillola del sonno per essere una persona. Le difficoltà nella vita spinge la coscienza a guardare più in profondità, e così è più capace di fiorire e trascendere gli stati più bassi. Ad un certo punto trascende tutto, ma allo stesso tempo non è che pensa di essere trascendente, è la cosa molto naturale, come un bambino.
Wait and take this one for me. Qualcosa che ho realizzato con l'indagine è che a volte c'è una voce mentre io osservo che mi dice, che dice non sono questo, non sono questo. E a volte vedo che questa, anche questa voce non è vera, perché è una negazione. E solo dopo, quando vedo tutta la bolla di fronte a me, vedo che tutto questo accade di fronte a me, che sono qua. Ma c'è qualcosa che non sembra finito. Io vedo che sono qua. Tutto questo. Io capisco quello che dici. Io penso che nel tuo caso hai l'illusione della perdita di qualcosa. C'è qualcosa che dice che se ho terminato, poi non c'è più divertimento. C'è qualcosa che terminare, arrivare alla fine di questo è come un evento, e poi dopo questo che posso fare? C'è qualcosa che fa, che dice no, ancora mi piace, amo questa vita, ma anch'io, no, tutto va bene, tutto è divino, ma se l'ami come una persona avrai sofferenza. Ma questo si applica anche all'indagine. La stessa voce si applica alla persona, ma la stessa logica si applica anche al pensare e all'indagine. Perché se dico non sono questo, non sono quello. Ah, lo so molto bene che vuole cavalcare anche il vagone dell'indagine. Forse più di tutto vuole dichiarare vittoria, la vittoria spirituale. C'è, sono molte persone che hanno raggiunto una specie di illuminazione falsa, perché c'è la sensazione che ho compreso, questo è quello che sono, ma è semplicemente una credenza. Ma quello che succede è che energicamente in loro compagnia qualcosa sembra molto sbagliato, perché è un'idea, è l'idea che sono libero. Non solamente un'idea, piuttosto che un andarsene delle idee, c'è qualcosa che si rilassa, è vuoto, che non dipende dalle idee. Non è un'attitudine, non c'è orgoglio, non c'è niente di speciale. È semplicemente vuoto da tutto questo. E al di fuori da questo vuoto, la spontaneità danza. Perché l'altro ha ancora una persona dentro, c'è una persona che deve fare qualcosa e si porta dietro la sensazione di aver fatto qualcosa. Io sono proprio quello che è riuscito a farlo e sto aspettando qualcuno che lo riconosce. Sembra che ci sia ancora del controllo qua. Come hai detto tu, il manager dell'esistenza è ancora qua, c'è del controllo. Anche mentre ti sto parlando vedo tutto questo, ma a livello di esperienza non lo so. Va bene che lo condividi, specialmente quando sei in una comunità del Sangha come questa. E il tuo stesso parlare è parte del sadhana. Quando parli e semplicemente ascoltarti mentre parli ti permette di valutare la tua saggezza. Ma non frustrarti, non andare troppo con queste cose, è meglio rimanere vuoti. Rimanendo vuoti non puoi fare niente di sbagliato, ad eccetto che se la mente incomincia a dire wow, sono veramente vuota, sono sicuro di essere il più vuoto qua tra tutti, allora no, a questo punto hai problemi, ma lo sai che c'è qualcosa che sta giocando, no? L'ego non odora il suo stesso respiro.
then you're something is quando riesci a vedere queste cose c'è un lavare tutta l'identità, questa identità della questa identità della persona. Va tutto bene. Over there, say, yeah. Stuck, mi sento bloccata fisicamente nella faccia e nel cuore, like a very strong, emotional, physical point, come un punto fisico ed emozionale. Mi sento bloccata nella faccia anche. L'unica cosa che ti posso dire è che tu non lo sei, tu non sei bloccata. È una sensazione nella quale tu credi, e se ci credi fortemente la porti in esistenza e la senti come la tua esperienza, ma non è la verità. Il sé non può mai essere bloccato. Prima di tutto non ha nessuna forma per bloccarsi contro niente. È la sensazione, è una sensazione che viene percepita, dove c'è ancora una certa energia che è combinata con il senso di persona e crea tutte queste sensazioni di essere bloccati, ma in verità non lo sei. È come dire che lo spazio in questa stanza è bloccato. Tu puoi dire che l'aria è statica, ma non puoi dire che lo spazio è statico qua. Tu sei come lo spazio e la mente è come l'aria o il vento. È più una cosa, ma lo spazio non è una cosa. Quanto vecchio è lo spazio? Does it grow old? Cresce, invecchia, ha umori. Io direi che anche lo spazio è uno dei cinque elementi e quindi è fenomenale in un certo senso. Ed è percepito nel sé, che è infinitamente più sottile dello spazio. Quindi il tuo sé è come lo spazio. It cannot be stuck. It's just a non può essere bloccato, è semplicemente una sensazione questa. Don't give too much reality, non dare troppa in reality to that feeling. Realtà if questo, you feel stuck, se ti senti bloccata, they say there's semplicemente a di che c'è una sensazione di un blocco, ma non crederci come se fosse un fatto, una cosa vera, e se ne andrà così. If it's not given significance, la cosa importante è che se non gli diamo significato, perde potere. Ma se ci crediamo, questo è il servizio e più potere che possiamo fare, perché quello in cui crediamo diventa vero per noi stessi. Ma se la vedi semplicemente come una sensazione, questa cambierà, come tutto è destinato a cambiare. Tutto quello che è fenomenale, che è percepibile, è soggetto a cambiare. Anche io vedo che l'osservare non è chiaro. C'è una ragazza che guarda, a volte c'è la storia che guarda. Ma cosa guarda questo? Perché mi ha sentito utilizzare l'esempio prima. In satsang una volta ho chiesto a qualcuno chi guarda fuori dietro questi occhi. Chi guarda fuori? Lui mi ha risposto: il condizionamento sta guardando fuori. Ero molto contento, ho detto: ah, bene. Ma poi ho chiesto: ma chi guarda al condizionamento che guarda fuori? Tu sei dietro di tutto. Tutto inizia dopo di te. Just we have a strong sense or habitually a sense of identity. Semplicemente c'è questo forte senso per abitudine di identità, è stato rafforzato, no, dall'identità, e lo prendiamo come una cosa vera e partiamo da questo posto, ma gradualmente vedi che sono semplicemente sensazioni, incoscienza, e ad un certo punto le ignorerai tutte. E non, queste non ne sentirai la mancanza. Dirai: mio Dio, pensavo che queste cose erano così importanti per molto tempo, le ho reputate importanti. Ma l'evoluzione in questa vita vuol dire quanto dimentichiamo. Ricordare cose fa sì che la mente sia rumorosa. Quando dico che devi dimenticare, non vuol dire che attivamente cerchi di dimenticare le cose.
più che si stacca dalla coscienza, quando vediamo quello che in verità siamo, più che quello che appariamo di essere. Se pensiamo di essere una persona, questa deve portarci dietro molte informazioni. Anche le persone che lavorano nella vita di tutti i giorni prendono 2 o 3 settimane di vacanze all'anno, perché dopo di questo non vogliono altrimenti tornare a lavorare. Questo non è valido per tutti, ma in un certo tempo, dopo un po', si perde la connessione con cose così se non siamo radicati abbastanza nel cuore. Alcuni lavori sono profondamente connessi perché utilizziamo questi lavori per evolvere spiritualmente. Altri lavori, specialmente se abbiamo l'idea che lavoriamo solo per i soldi, in questo modo non impariamo velocemente da questo, perché l'attitudine non è vera. Io posso vedere che l'amore è visto. Io vedo anche che l'attenzione. Io me ne andrò lunedì e posso vedere che la mia mente mi sta dicendo: devi fare questo, sono cose speciali che vengono fuori. E la domanda è che anche l'indagine è importante. È come se una grossa luce vuole tornare. Lo puoi mettere in molti modi, e sono felice che impariamo cose in modi così diversi. In questo è un modo molto sano di percepire, non dovremmo mai percepire in un solo modo tutta questa vita, perché la capacità umana, intellettuale, psicologica è così limitata che se dovessimo imparare in un solo modo, in questo modo svilupperemo dei pensieri fascisti. È molto più sano imparare da molti diversi modi di osservare le cose. Io me ne vado lunedì e me ne vado con questa vita. E se succede che devo andare alla foresta da sola, lo faccio. E se succede che devo fare la pasta, io faccio la pasta. È così semplice. Sì, fenomenalmente semplice. Ma quello che è importante oggi è che oggi non è lunedì, oggi è sabato. E oggi puoi scoprire tutto quello che c'è da scoprire. Non devi preoccuparti di quello che devi fare lunedì, perché in un certo modo questo è rilevante. Ma la vita va avanti. Se sei una madre, rimani una madre, ma qualcosa dentro cambia. Lo spazio da cui guardi diventa molto più vasto. Non sto dicendo a nessuno di andare a uccidere la propria vita, ma puoi andare più in profondità nel tuo guardare, e in questo modo quello che non è in servizio alla tua verità cade da solo, non devi fare niente. E se capisci quello di cui sto parlando, io prego che la grazia, anche no, che apri il tuo cuore alla grazia, perché senza grazia la persona è ancora presente, pensa di essere lei a farlo. La grazia deve rimuovere il senso della persona e aiutarti a riconoscere che tu sei coscienza, che fa introspezione dentro la coscienza attraverso la coscienza. Questa è la cosa importante, altrimenti riteniamo il senso della persona che fa facendo qualcosa per diventare impersonale, ma non è così. Tutto questo è la volontà di Dio, la grazia e amore di Dio, che ci permette di guardare e di uscire al di fuori dello stato di sofferenza della persona, dell'arroganza della persona, e iniziare così a esplorare e a sperimentare la nostra divinità come qualcosa di sacro. In un senso la tua mente diventa libera da questi concetti che rendono la coscienza limitata. Quando indico questo in te, che è al di là della qualità
è la ricognizione più profonda, perché se tu sei al di là delle qualità, le qualità non possono accercarti e tu non sei preoccupato di questo perché capisci le cose nel contesto, nel giusto contesto. Ti muoverai in questo mondo con questo corpo e farai esperienza e saprai che questo è il tuo essere dinamico che si muove nella vita, è il senso di crescere. E allo stesso tempo sai che tutto questo è nel teatro della coscienza, tutto questo accade nello schermo della coscienza, includendo tu che in questo momento sta tenendo il microfono. Ma questo è uno schermo tridimensionale, non è uno schermo piatto, ha profondità, a tempo, a spazio, a tutto. Tu sei un attore nel tuo stesso film, ma allo stesso tempo sei anche il pubblico che guarda il film. Ma dove ti stai sedendo? È per questo che le persone dicono: io sto facendo questo, ma allo stesso tempo non sto facendo niente. Appunto per questi due aspetti. Uno è che sei nella sensazione di fare qualcosa. Devo andare a San Martino dopo questo pomeriggio, parli così. Ma in verità questo non ha la gravità, la pesantezza che aveva prima, quando c'era l'orgoglio della persona. Quando viene fuori dalla bocca della coscienza è una cosa molto più semplice. Quindi se dici devo andare a San Martino alle 9 questa sera e invece finisci a Odemira, non ha importanza. Dici alleluia, perché sei sempre nel posto giusto in qualche modo. Hai questa sensazione, non combatti con la vita. Non sto cercando di dire che la vita fenomenale è una vita di minore importanza. Quello che dico è che è impermanente, che cambia di continuo. E non so chi possa rifiutare questo. Nessuno può rifiutare che cambia di continuo, che la fenomenalità cambia sempre. E quello che testimonia il cambio, ma che non è affetto, è il sé puro. Tu sei entrambi, quello che cambia e quello che non cambia, ma sei più vero come quello che non cambia, con l'apparente aspetto che cambia. Questo continua a cambiare continuamente, ad evolvere. È incredibile che stiamo costantemente raffinandoci, cresciamo di fronte a un background che non cambia mai. Per quanto abbiamo il privilegio di fare esperienza attraverso il tempo in questo corpo, continueremo a fare esperienza della crescita. Questa è parte della bellezza della vita. Cresciamo più in profondità, ma allo stesso tempo, dal punto della consapevolezza pura, siamo quello che è senza tempo e che non cambia mai. Io voglio dire che qualcosa è successo qua e io non voglio interrompere la vita. Io posso vedere che la sensazione qua è che la vita passa attraverso, io posso vedere la vita attorno a me. Succede così che io non voglio interrompere. In verità tu non puoi interrompere, perché anche la disarmonia è all'interno della grande armonia. Gioca tutti i ruoli, il bene e il male, il su, il basso e l'alto, il paradiso e l'inferno, tutti i ruoli, vedi? È arroganza pensare che tu puoi fare differenza, puoi portare una differenza alla coscienza. Tu sei coscienza che deve fare quello che deve fare. Per un periodo devi sbattere negli alberi, devi combattere con le persone, e in qualche modo la coscienza cresce attraverso questo. E se è a causa di un'arroganza intensa, è comunque una crescita. A un certo punto la sofferenza diventa più pesante della gioia, e quindi qualcosa deve trascendere questo stato, perché
perché è dentro il tuo essere che si deve evolvere. Non puoi allo stesso modo svegliarti la mattina e decidere che non puoi fare esperienza. Mentre sei nello stato di veglia, le percezioni accadono di fronte a un background della sensazione di essere. Questo va avanti automaticamente. Ma se trattieni solo il senso di essere, vedrai che sei spinto a fare movimenti. Quando sei spinto dentro il movimento senza la necessità di manipolare e controllare, vedrai che la vita diventerà più dolce, più gentile, più armoniosa. Ma quando c'è un forte senso di personalità e di identità, ci sono più paure e cercherai di controllare più la vita, perché è la natura della paura: controllare, sopprimere. E più cerchi di comprimere, più conflitti sperimenterai. Più confusione viene. Quindi attraverso questo la coscienza impara. It's not things that are easily explained. We have sono cose facili da spiegare. Abbiamo una vita. E la maggior parte delle persone pensano che capiscono, che sanno. Ma non è questo vero, perché per capire devi diventare completamente vuoto, così solo la saggezza di Dio è dentro questo corpo e non solo la persona. La persona è anche una forma di coscienza, ma come ho detto prima è molto limitata, è inclina all'arroganza e all'egoismo, uno stato che non è bello. Ma la vita ci spinge ad andare oltre questo, perché ti provoca dolori finché non vai oltre di questo. Questo funzionare che non è armonioso. Ma non devi imparare tutte queste cose, devi imparare solo quello che devi sapere. In tutte le cose tu torna nel posto dove sei un testimone delle cose. And this you with conditioning, e questo tu con i condizionamenti è un ibrido, è un sé costruito. Come inizi a vedere questo, sei automaticamente riallineando il tuo sé con il tuo sé naturale, e tutto questo è quello che deve accadere. Il resto automaticamente viene fuori da questo. Che gioia, perché se devi disimparare poi imparare di nuovo tutto dall'inizio, sarebbe una grande sofferenza. Questa è grazia, e più sei inclino a mostrare gratitudine alla vita e dici grazie anche per la possibilità di fare esperienze. I sensi funzionano, poi posso utilizzare la mia mente nel modo corretto per cercare di risolvere questo mistero, per trascendere il potere dell'illusione. La funzione dell'indagine è riportarti al tuo sé. Sì, puoi dire che lo scopo dell'indagine è mostrarti che non hai mai lasciato questo posto, se non con il sogno, attraverso il nostro sognare. In effetti, tutto questo, come cresciamo, vediamo quanto grande è la vita, che ci dà sempre quello di cui abbiamo bisogno. E la cosa bella della vita è non è quanto a lungo si vive, ma quanto vero tu sei. Questo è il mezzo di misura migliore per la vita, non quanto a lungo si vive, ma la profondità della tua comprensione della tua vera natura. Questa è la cosa più importante. E bisogno di la traduzione? Prima, grazie. Prego. Quando ascolto la tua voce, il suono. So when she listens to the sound of your voice, let's speak also in the mic. Esce, sento uscire da un centro che è il cuore, perché arriva al cuore,
e sento uno stato di grazia. E questo ego. So the sound of your voice goes directly into her being and directly into her heart, and she feels completely her heart. Yeah. And so the she wants to know if it is ego that is what. No, she's saying that then the ego. Yeah. Oh, then the ego. Okay. Ego. Voglio, cioè, sapere se è ancora ego, perché si sente il suono. Chi dice questo suono? Che cos'è? È una sensazione. Quindi nelle sensazioni c'è ancora l'ego. She says, because she has this strong sensation coming from receiving your words, she's wondering whether this is still in the realm of ego, because it's very much into this feeling. Yeah. It's a sensation. Si. I'm going to say yes, but a good yes. It's a good yes in the sense that it is in the form of ego, because almost everything, while we have the sense of identity, we are still perceiving in the realm of ego, nature, no? Dice di sì, però è un buon sì, nel senso che tutto questo avviene sempre nel regno, diciamo, dell'identità, dell'ego. But I said it's a good yes, my answer, because to have this kind of response to truth is what I would call a sattvic response, which means that the heart, our own heart and mind, is sufficiently open to be touched by words that point you to the truth. La sua risposta era un buon sì, perché perché questa sensazione che tu hai rivela che il tuo cuore e la tua mente sono sattvici, la tua mente molto sattvica, e quindi è aperta a essere guidata verso la sorgente, verso la verità. Good. And you understand the term sattvic? Capisci il significato della parola sattvico? Sai che cosa vuol dire? Sattvic meaning that a higher form of consciousness, within the realm of phenomenality. Nel fenomenico è una qualità molto alta della coscienza. Molti anni fa è difficile non dire io. Questo corpo ha avuto esperienza di non duale, però come se non fosse rimasto impresso, è un po' ballerino. She's saying that she had experience of non-duality, of state of non-dual state. Yes. But this state has not remained stable, and it's kind of coming and going. Yes, for now. Per adesso. Because what happened? Generally, for as long as the sense of personhood persists. Fin tanto che persiste il senso della persona. As the person becomes more refined in consciousness. Mentre quando la persona comincia ad essere più rifinita, più sottile nella coscienza, assorbita nella coscienza, they will be experiencing flashes or moments of no mind, pure awareness, no mind. La persona comincerà ad avere esperienze o come dei flash di stati di non mente e stati di non mente di non dualità. And whereas when they stay in the state of like a sage, they are always in the state of the pure, and they get sometimes flashes of identity. Mentre lo stato del lo stato interiore di un saggio è che è sempre in uno stato di non mente, non duale, e ogni tanto ha dei flash di identità. But the true nature is that we are the non-dual self,
but necessarily experiencing true duality for a time. Il vero stato, lo stato vero di ciò che noi siamo, è che siamo in uno stato di non dualità, ma facciamo esperienza attraverso la dualità. Ho anche avvertito e la mente è diventata molto più sottile, più furba. She's saying that she senses that the mind has become more subtle and more like tricky. Yes, yes. The mind can only become tricky if you are trickable. La mente può diventare furba, può farti degli inganni se tu sei puoi essere ingannata, se tu puoi essere ingannata. She understands. Maybe you take it. Before you said, prima hai detto che quando sei nella posizione da cui puoi vedere la presenza pura, sei in quello che non si può parlare. Nella presenza pura c'è ancora individualità. Duality is not an error. La dualità non è un mistake. Non è un errore. Duality is a necessary tool in order to La dualità è necessaria per permettere alla coscienza di poter assaggiare lo sperimentare. Lo sperimentare ha bisogno della dualità. Sono persone che sono così tanto che vogliono credere che c'è solo non dualità, c'è solo non dualità, c'è solo non dualità, ma mi viene da ridere sentir questo, perché anche dire che non c'è dualità, che c'è solo non dualità, questo vuol dire che tu credi nella dualità, altrimenti questa affermazione non sarebbe valida. Vedi, delle persone dicono tu parli in dualità. Ma se lui parla in dualità, se tu dici tu parli in dualità, lui è dualità e tu sei dualità, perché non ci rilassiamo su questo argomento? Quando dico che qualcuno è nello stato di essere consapevole, anche dello stato di presenza, automaticamente sei nello spazio dal quale non si può dire niente, che è indefinibile. But it has no clash, ma non ha niente a che fare con la non dualità, perché supponiamo che chiunque si risvegli al sé non possa parlare più. Quindi come potrebbe essere possibile passare tutte queste indicazioni? Ognuno nuoterebbe da solo. Quindi la dualità è una forma in cui la coscienza esprime compassione, amore, unità con la condivisione attraverso l'esperienza diretta anziché conoscenza speculativa. Nella mia esperienza di introspezione, la sensazione è che posso fare qualcosa giocando con l'attenzione finché sono nella sensazione di presenza, e una volta che sono là non c'è più niente da fare. Io trovo che nello stato di presenza le attività non sono determinate da nessuna persona, ma le tue azioni diventano le azioni dell'universo, che qualcosa in un certo modo vuole accadere. Perché tu, per esempio, stai facendo qualcosa, muovo questo oggetto da qui a là, e pensi che lo hai fatto tu, ma la tua azione è una parte del tante altre azioni che l'universo può fare attraverso questo corpo, e non c'è un manager indipendente in questo corpo, anche se sembra così. Come ho detto prima, non c'è un dialogo che accade, non c'è nessun dialogo che accade, nell'universo c'è solo un monologo, è il sé che parla con il sé, con l'apparente sensazione che c'è un altro, è così. It plays as disharmony, e quando questo gioca come disarmonia con la personalità, questo intensifica il senso di dualità e di separazione, ma allo stesso tempo può giocare anche il senso di unità e crea un bellissimo potere. In one form, strongly in the form of duality, it
draws it back toward e che porta l'energia dalla dualità nella sorgente non duale. Quindi dualità e non dualità, ad un certo punto lo sai, dimentichi di entrambi questi termini, dualità e non dualità, e resti semplicemente come il sé. Tutto è utile affinché un punto, ma il miglior uso di tutto questo è quando non c'è più nessuno là che può far uso di questo. I feel I understand. Io mi sembra che capisco il senso dell'io sono. With this I understand. Con questo capisco anche che niente ti può infastidire, perché niente accade a te e l'altra persona è anche. Puoi vedere che anche là non c'è nessuna persona. Tu devi vederlo autenticamente, non lo devi semplicemente credere, perché a volte pensiamo che se io sono coscienza niente accade a te, niente accade a nessuno. Magari incominci a parlare, no, in questo modo. Ma questa comprensione deve maturare e svilupparsi, ci vuole del tempo, e poi cresce in una prende e si completa, dove non è più a proposito della conoscenza, ma tu sei la verità di questo. Ma ancora non capisco, non so se la parola è giusta, come fare indagine, se devo. C'è una situazione che ha bisogno di indagine, perché non raggiungi questo stato di coscienza. Io ancora ho la mente, non capisce come farlo. In verità ho già buttato un seme dentro di te e vedrai che con il tempo ti ritroverai a fare indagine senza neanche alcuna intenzione di farla. Vedrai che quando è appropriato, perché non voglio che l'indagine sia qualcuna pratica da iniziare alle 6 per esempio, ma vedrai che nella vita vedrai che qualcosa verrà fuori per te. E io magari potrebbe venire in maniera naturale, l'indagine potrebbe crescere in maniera naturale dentro di te. È come mettere una piccola radice che cresce in migliaia di radici da sola. Lavora così. Non tutto è fatto dalla persona che deve mettere la cosa giusta nel posto giusto. Automaticamente, naturalmente vedi la vita e la vita cresce in maniera organica e non sai perché e come. Magari in un momento non sai niente sull'indagine e poco dopo ti ritrovi che la puoi addirittura mostrare a qualcuno e puoi guidare delle persone attraverso l'indagine. E come l'hai imparato questo? Non lo sai. Sembra che viene fuori da solo. Come vai in bicicletta? Prova a spiegarlo. Non è possibile, non puoi spiegare come hai imparato ad andare in bicicletta. Hai praticato e ad un certo punto è accaduto da solo. Ma cosa hai fatto quel giorno in cui è accaduto? Hai incominciato a guidare la bicicletta, hai i ginocchi insanguinati per 3 settimane, sbatti su tutto, uccidi persone sulla strada e poi un giorno ti ritrovi a guidare la bicicletta. Ma cosa hai fatto specialmente quel giorno? Niente. E allo stesso tempo, allo stesso modo, l'indagine. Guardi, sembra che non riesci a farla e poi un giorno in qualche modo viene. E dici, no, ma chi dice queste cose? Senti spazio, crea uno spazio dentro. Questo è semplicemente un pensiero. È solo un pensiero. Continua a tornare. Ma di chi è questo pensiero? E non vuoi prendere nessun'altra domanda? Di chi è questo pensiero? Di chi è questo pensiero? Semplicemente volgendo la tua attenzione, hai creato una riorientazione dentro la tua mente.
some code. Non puoi avere nessun manuale sull'indagine, ma è così naturale come tutto nella vita. Ma c'è qualcosa che ti ha portato qua per attivare questo tipo di investigazione e continuare ad essere consapevole di questo. E quello che è bello, che voglio incoraggiare, è quanto universale è. E non è corretto dire che tu sei un tipo di persona. Quando qualcosa ritorna al vuoto, trascende tutte le categorie. E in un senso puoi vedere le differenti prospettive. Grabbing onto them, automaticamente. Vedi cosa succede quando lasci andare le cose o le afferri. Tutto questo non è un sistema di credenza. L'autoinvestigazione non è un sistema di credenze, ma è un modo per facilitare l'osservare. Quindi se ti senti incline a pregare, a chiedere aiuto a Dio, che ti possa aiutare ad unirti all'essere supremo, o magari a comprendere meglio l'indagine, questo va benissimo, è sempre lo stesso. La cosa importante è quanto veloce si esce dall'abitudine di riferirsi a se stessi come persona, e questo prima è meglio è, perché la vita può essere tanto più vasta, tanto più silenziosa, aperta e senza paure. L'indagine del sé non è una pratica per la vita. Non ti dico per quanto tempo. Magari dopo pochi giorni o poche settimane o mesi ti riesci a buttarti fuori dal quadro, e questo è molto bello. Semplicemente non puoi più trovare te stesso. Lo sai, Jeanette, come va? E tu dici ciao, come va? Ma in verità non sai che stanno parlando. Ma non è che diventi stupida, capisci, in qualche modo capisci, ma allo stesso tempo vedi quanto illusorio è tutto questo. Ma non è strano. I just want to express my gratitude because over and over you've been saying the same things, and now I really, really see it clearly. Ora esprimo la mia gratitudine perché tu hai detto in continuazione queste cose. Finalmente posso vedere. E questa credenza che ho mantenuto per tanto tempo è stata se n'è andata grazie a te. In un baleno, e vedi, sometimes again somehow the mind builds up some kind of noise again, and you keep looking, and you know something feels like wow, I just thought I did all of that already, I just cleared the whole house and it's full again. A volte no, lavorando così pensi che sei riuscito a ripulire la casa completamente, ma poi all'improvviso ritrovi la casa piena di nuovo. E che fare? Rinizi a pulire, butti le cose fuori, la butti fuori dalla finestra e boom, continua a ritornare. Ma poi con il tempo succede che sempre meno cose vengono. È come l'erba che cresce nel tuo giardino. Tu la strappi e cresce di nuovo il giorno dopo. La strappi e cresce di nuovo. Ma poi non dici, non ho avuto abbastanza, lascio stare. Continui a strapparla e ad un certo punto perde potere. È semplicemente abitudine. Abbiamo appreso l'ignoranza con l'abitudine e allo stesso tempo riconosciamo la verità con l'abitudine. La ripetizione... È più di un'abitudine. Ho notato che a volte è molto sottile. C'è l'osservare che va là,
the right direction. You must look and non va, non va, l'attenzione non va nella giusta direzione. Devi vedere, con l'osservare devi vedere che ancora degli investimenti sulla persona. È questo che perpetua questi stati per lungo tempo, perché c'è qualcosa che crede in questi aspetti e si identifica con questo. Non c'è niente di sbagliato nell'utilizzare la mente se vuoi imparare a come fare dipinti, non c'è niente di sbagliato se vedi che tutto questo è un'espressione della coscienza. Ma se inizi a guardare e io voglio far questo e inizi a coltivare una forza dentro come io personale, la spinta ad andare al di là dell'io personale non viene, perché in un certo senso hai scelto di andare là. Il fatto che a volte hai fatto una scelta ma ti sei dimenticato di averla fatta, hai scelto che non vuoi far questo ma continui ad andare alla classe, a lezione per questo. Ma ti chiedo perché continui ad andare se dici che non vuoi andare. E tu guardi e dici, ah, perché mi piace l'insegnante o qualsiasi altra cosa. A volte dobbiamo osservare perché perpetuiamo, perché da solo questo non ha potere senza il tuo investimento di energia e credendoci. Una credenza non si può sviluppare da sola, deve essere la credenza di qualcuno. Io vorrei verificare con te. Non ho nessuna idea di quello che sta accadendo con la mia vita, che in un certo senso è una cosa bella. Vedo che c'è molta gratitudine qua in molti momenti. Sono momenti di grande gioia e amore, altri momenti di paura e imbarazzo e preoccupazioni e tutte queste cose. E sembra che tutto alla fine si svuota. A lot of gratitude comes. Tanta gratitudine viene da questo. I feel it is important to. Io sento che è importante vedere a queste cose e vedere cos'è che continua a tornare. E guardare queste cose e vedere qual è il business, l'interesse qua. Ho incontrato persone che hanno avuto delle esperienze di risveglio e poi sono rientrate in questa dualità, cioè dove c'è un investimento con la dualità, e in questo modo la luce che veniva da loro si è coperta e tornavano al satsang per riaccendere, per rivitalizzare questa luce. E c'era una specie di attaccamento, no, a questa riattivazione, e dicevano grazie. Ma dopo che hai visto più volte e vedi che in realtà non ha valore se non una per apparenza superficiale, con il ritirarsi del tuo interesse, quella cosa diminuisce in importanza. A un certo punto non è più rilevante per te. Quindi se continua è perché qualcuno ci mette benzina, e quindi devi guardare da dove la benzina viene. Questo è possibile, ma l'aspirazione dentro deve essere là. Quindi we're good for the moment. I don't expect. Non mi aspetto. Okay, it's finished. We've done it. Okay. Che è fatta, è fatta così. But ma I hope spero that che you have a sense of, in qualche modo who you are. Hai una sensazione, hai il senso di chi sei quando dici io. But you see, the thing is, in my life, my troubles, la mia vita, i miei problemi, qualcosa
qua bisogna che ci fermiamo, che ti fermi e ti chiedi, ma chi sta parlando di queste cose? Non hanno senso, perché ripeto a dire queste cose? Non perché c'è qualcosa da fuori che dice non parlare più così, perché adesso sei un monaco. Ma tu inizi a guardare e vedi che non è vero, che è semplicemente un'altra idea. Ma allora cos'è vero? C'è qualcosa che è vero? E questa indagine così inizia, il potere di guarigione è così grande, un poco di indagine può produrre un effetto così tremendo e potente. Quindi vorrei, non so quanto sia stato di successo, ma vorrei continuare ad aprire questa scatola, continuare ad aprire le finestre, guardare, diventare familiare con questo. Non preoccuparti dell'indagine, che è tua amica, che ti puoi tenere nella tasca del tuo cuore per continuare a guardare. Ed è questo che condivido con voi da sempre. E puoi vedere che la vita può essere così semplice e allo stesso tempo completa. Semplice e completa. Senza sforzo, ma totalmente soddisfacente. E cosa posso veramente perdere se non le illusioni? Puoi piangere per perdere le illusioni, perché a volte vogliamo investire nelle illusioni. Anche questa espressione della coscienza vuole investire in illusioni, perché anche le illusioni sono parte della coscienza, che vuole credere in qualcosa e giocare, vuole creare cose immaginarie. È anche questa una delle espressioni della coscienza, ma la grande espressione della coscienza è la riflessione del sé, quando riflette il sé, quello che è vero, e che così non deve più afferrarsi a nessuna delle sue proiezioni, non deve controllare. L'aspirazione va dentro. È come non c'è gioia che si può comparare alla gioia della riflessione del sé. Perché in questo totale essere nudi sei nel punto più alto della sua essenza. E questa è l'invito del satsang. Come ti sposti in questo, ovunque tu ti trovi, e senti lo spazio che è la consapevolezza stessa, e senti il funzionare della percezione e dei sensi, tutto si muove nello spazio dell'essere, come se fosse così, come questo corpo, come se fosse una luce trasparente, traslucente, dove le sensazioni semplicemente si spostano. Magari addirittura il corpo non c'è, non è lì, come se fosse spazio nel corpo. Il corpo ha una certa proporzione, ma tu sei oltre la proporzione del corpo, come se fossi spazio, oltre forma, senza misura. Ma c'è una pace, un senso di essere. È il gioco delle percezioni, della luce,
delle sensazioni vengono e senti che la coscienza si vuole formare di nuovo come una persona, ma vedi immediatamente che questa è una forma, e invece tu sei senza forma e guardi da questo spazio vuoto a questo grande spazio, ma non appartieni a nessun luogo se non il luogo che è qui, l'essere qui. Ma questo è semplicemente un punto di riferimento e c'è una consapevolezza di questo ed è già così e piano piano ti abitui a questo. E se magari vengono delle sensazioni di panico, vedi che sono semplicemente delle sensazioni che passano e quindi non c'è panico e ti accorgerai che c'è un'abilità in te, un'abilità per rispondere con altri esseri al livello appropriato. E questa è una scoperta meravigliosa. Non hai bisogno di alcuna tecnica o di nessuna strategia per vivere, perché sei vita. Tu produci già le tue azioni, tutto avviene spontaneamente. Vedi? Ogni qualvolta le tendenze emergono di definirti, tu le vedi immediatamente e vedi che è come un definire, confinare il sé, crea un senso di limite, di limitazione, hai la scelta di non seguire quel pensiero. Sì, diventa doloroso e questo è un regalo perché ogni volta che senti quella limitazione fa male e quindi questo porta il cambiamento, quel cambiamento, e vedi com'è incredibile questa coscienza, la coscienza, perché ti permette di far vedere questa contorsione, come abbiamo contorto la vita e andiamo avanti così. E poi quando te ne accorgi c'è un qualcosa che si rilascia, dici ma sono sempre io, sono ancora io. Che scoperta meravigliosa, perché non significa che devi definirti come una forma, come un colore, io sono blu, io sono giallo. No, tu non, anzi non sei nessuna persona, e magari a volte ti senti una persona, ma non salti mai fuori da quella consapevolezza più ampia che non è un oggetto, e non cercare di capire prima del tempo com'è, perché scoprirai piano piano questa grandissima libertà. Il bello di questo è che non devi cercare di creare un modo di essere. Scopri che se smetti di cercare di essere, semplicemente sei. Un uccello sa come muovere le sue piume, non è che ci deve pensare, non pensa come farlo domani, sa semplicemente come farlo adesso. Quindi non ci dobbiamo preoccupare del domani, che è semplicemente un altro concetto. Questo è il motivo per cui vi dico che quelli che sono svegli sono gli esseri più felici, perché non hanno nulla da fare. Comunque ci sono attività da fare, da portare avanti. Quando non c'è nulla da fare non è che c'è una cessazione delle attività, semplicemente quello che si deve fare viene spinto dalla forza vitale, e di tutto il resto te ne dimentichi. Ti dimentichi tutto quello di cui non c'è bisogno. Dimenticati di tutto, incluso di chi sei, di quello che dovresti fare, che sei un padre, una madre, o che devo risolvere una certa cosa la prossima settimana. Semplicemente lascia andare. Ora, riesci ad avere a che fare con il mondo che ti dice che sei una persona irresponsabile? Sì, va bene, non c'è bisogno di andare in giro a dire alla gente che sei una persona responsabile o irresponsabile. Semplicemente tutto è così come deve essere. Magari ti accorgi che dopo un satsang stupendo
C'è una discussione incredibile con qualcuno e magari ti chiedi, ma no, queste cose non dovrebbero succedere. Dopo un satsang ero tutto in pace, camminavo con gli angeli e poi arriva il diavolo. E allora io dico, sì, c'è spazio per questo, c'è spazio anche per questo. Sì, c'hai una discussione, però dentro c'è anche il vuoto. Non è che devi essere in un certo modo. Tu va bene che ti senti in qualsiasi modo. Sei solo uno strumento. Ma quando iniziamo ad avere dei giudizi, il prezzo di una cosa piuttosto che un'altra, mettiamo la nostra interpretazione, questo porta a un odore cattivo. E poi quando ti dimentichi di essere vuoto, anche quella è semplicemente un'altra idea che emerge nel vuoto. E quando sei vuoto, well, that's another idea. Dopo esci, e dopo ti accorgi che, oh Dio, non ero nel vuoto per un quarto d'ora. Anche quella è semplicemente un'altra idea, no? I mean, the whole thing is so beautiful. Tutto è così bello. Cosa dire? The whole thing is so beautiful. È tutto così meraviglioso. Nothing is wrong with you. E anche, devo dire, che non c'è niente che non va except con te. How you use this eccetto thing. Il come usi questa cosa qui. L'unica cosa è il livello di programmazione, è la credenza nel condizionamento. Queste cose portano degli ostacoli e che quindi portano a sofferenza. O magari ci si può anche divertire. La grazia di Dio. Perché solo in un certo modo la grazia di Dio? Tutto è grazia. When you see all quando is grace, vedi che tutto è grazia, is grace, se pensi che is solo qualcosa all è grazia, allora questa è una disgrazia, perché tutto è grazia. Quelli che sono saggi vedono che anche se ti fai male al piede fa male, allora vedono che anche da lì ne consegue qualcosa di buono. Non è che ci rimangono su a pensare tanto, semplicemente vanno oltre. Magari c'è una lezione la settimana dopo, o magari mai, non lo sappiamo, però c'è qualcosa che va bene, che va bene così. Jai Guru Amkara, Jai Jai Sat Guru Amkara, Jai Guru Amkara, Jai Jai Sat Guru Amkara, Brahma Vishnu Sada Shiva, Har 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 Mahadeva, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Mahadeva, Jai Guru Amkara, Jai Jai Sat Guru Amkara, Jai Guru Amkara, Jai Jai Sat Guru Amkara, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Mahadeva, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Mahadeva, Jai Guru Amkara, Jai Jai Sat Guru Amkara, Jai Guru Amkara, Jai Jai Sat Guru Amkara, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Mahadeva, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Mahadeva, Jai Guru Amkara, Jai Jai Sat Guru Amkara,
Jai Guru Omkara, Jai Jai Sat Guru Omkara, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Madhava, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Madhava. Jai Guru Omkara, Jai Jai Sat Guru Omkara, Jai Guru Omkara, Jai Jai Sat Guru Omkara, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Madhava, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Madhava, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Madhava, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Mahadeva. Jai Guru Omkara, Jai Jai Sat Guru Omkara, Jai Guru Omkara, Jai Jai Sat Guru Omkara, Jai Guru, 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 Jai Guru Omkara, Jai Guru Omkara, Jai Guru Deva, 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 Jai Guru Omkara, Jai Jai Sat Guru Omkara, Jai Guru Omkara, Jai Jai Sat Guru Omkara, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Mahadeva, Brahma Vishnu Sadashiva, Har 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 Mahadeva, Jai Guru Omkara. Om Shri Sadguru Ramana ki. Papaji ki. Sahaja ki. Om Namah Shivaya. Vedi, si dice che it is the Lord himself, è il Signore stesso those who che are to ha chiamato coloro che vengono indirizzati alle lezioni che devono imparare o a sentire le cose che devono sentire affinché possano tornare a se stessi, a se stesso, al Signore Supremo dell'Universo. E quindi ne consegue che ognuno who feels that whatever each one's path is, che sente, I would rather say that like all cammino, streams they go to the river, all rivers go to the ocean. Tutti i ruscelli vanno al fiume, tutti i fiumi vanno all'oceano. Something here very direct like that. Ma c'è un qualcosa qui that, molto diretto. Whatever each one's path is, e quindi qualsiasi sia il cammino di ognuno non può andare da nessuna parte senza essere senza grazia, è la grazia del sé che ispira la nostra attrazione verso la, verso la verità, e quindi abbiatene fiducia. Come Rumi, come dice Rumi, colui che mi ha portato qui mi deve portare a casa. Quindi sento che il nostro cammino è un cammino verso casa, un cammino verso la comprensione, verso lo spazio. Come fai a sapere quando sei a casa? Quando inizi a sentire più spazio in te, più silenzio, più pace, quando senti la pace, l'apertura nel tuo cuore, nessun attaccamento verso nessuno, ma senti empatia,
sentì gentile amorevolezza e la gioia della contemplazione. Tutti questi sono segni lungo il cammino, ma alla fine a un certo punto arrivi a un punto quando il cammino ti porta, ti accorgi che è un cammino dentro un sogno e ti accorgi che sei sempre stato qui e ti accorgi che è un sogno. Very good. Much enjoyed today sitting together like this and looking. Mi è piaciuto molto oggi essere aver passato questo tempo con voi. Subject I feel is the most important subject in the human kingdom. Portando l'attenzione a questa materia che secondo me è una cosa, forse la cosa più importante nel regno umano. Vedi Muji, quando ne parliamo, cioè, quando ne parli succede un qualcosa. Quindi il parlarne ha due aspetti. Uno è quello di comunicare i concetti al cuore, attraverso l'intelletto dell'essere. Ma c'è anche un altro aspetto, che è l'aspetto vibrazionale. Quindi per vibrazione si intende che non c'è neanche bisogno di parlare la stessa lingua, perché questa è la lingua della vibrazione, della sincronia, dell'essere, è il linguaggio del cuore. E quindi parliamo e semplicemente ti accorgi che arrivi a comprendere senza neanche sapere come, senza neanche sapere perché. Non è per le parole necessariamente. Om Namah Shivaya. Grazie. Non c'è bisogno di conoscere tante cose, devi semplicemente conoscere le cose giuste, la cosa che devi sapere adesso. Non c'è bisogno di 50 chiavi per aprire una serratura, c'è solo bisogno della chiave giusta. Puoi avere migliaia di chiavi e confonderti mille volte. Quando dici io sono, a quale io ti riferisci? E quando dici io, che cosa significa? Questa è la nascita dell'autoindagine.